Amici sportivi appassionati di atletica, buonasera da parte di Alessandro Genuzio. Immagini che vi giungono in diretta dal Pala Vernes di Udine, dove tra pochi istanti avrà inizio la sesta edizione di Udine Jump Development, il meeting ideato e creato dal compianto altista friulano Alessandro Talotti, che nella sua memoria continua nella tradizione del salto in alto della scuola udinese, prosegue la sua avventura sempre più internazionale, sempre più in alto, visto che si parla di salto in alto. Un meeting, come dicevo, giunto alla sua sesta edizione. Di anno in anno le star che hanno preso parte sono cresciute, oltre ai consolidati amici, tra questi il grandissimo Javier Sotomayor, che vedremo impegnato qui come sempre in presenza, e poi soprattutto di suo figlio, che lo scorso anno è esordito proprio sul campo, sul tartan del Pala Indoor di Udine, situato in via del Maglio. Una zona questa, Paderno, che ha visto i natali di tanti tanti campioni e, come dicevo, ha dato origine proprio a un vero e proprio movimento, una vera e propria scuola che ha culminato con tanti successi, e tra questi uno delle punte di diamanti era sicuramente il grande Alessandro Talotti, che ci ha lasciato nel 2021, ma il suo ricordo, la sua passione, i suoi valori sono stati confermati e verranno confermati da qui in poi per sempre, e soprattutto sempre più in alto. Momenti di attesa qui perché stanno per essere presentati 24 partecipanti, 12 ragazze e 12 maschi, che si sfideranno in una doppia pedana, in una sorta di gara semicontemporanea, più unica che rara in questa tipologia di meeting interamente dedicato al salto in alto. Una manifestazione che ovviamente gode del patrocinio e del supporto da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di Promoturismo e poi di tanti tanti altri partner privati. E adesso è arrivato il momento della presentazione degli atleti in gara, che saranno anticipate da due grandi star del salto in alto, e entra in rappresentanza della squadra azzurra invece Giulia De Marchi, che ha un personale di 1,82, seguita da Enrica Cipolloni, classe 1990, 1,86 di personale, seguita da Asia Taverini, 1,88, e adesso Aurora Vicini, classe 2005, molto giovane, anche lei un personale di 1,88, dalla Finlandia Venla Pulkkanen, classe 2002, 1,88 di personale anche per lei. Successivamente l'atleta Muse Savaskan dalla Turchia, 1,89, Idea Pieroni, 1,90 di personale, Zomer Lecchi dall'Irlanda, classe 2000, 1,90 di altezza, superata per lei Merle Spaul Mees, classe 2005, che ha un personale di 1,93 dal Belgio, Erika Furlani, che è la sorella del noto saltatore, 1,94, Michela Ruba, personale di 1,95 della Repubblica Ceca, e poi l'atleta più attesa, Irene Paliste, classe 1992 dalla Lituania, 2,01 di personale. Questo è il roster delle ragazze che scenderanno in pedana e che le vedremo sulla pedana di sinistra. E adesso è il turno dei maschietti. In rappresentanza di 7 nazioni, 5 sono italiani, e inizierà proprio con il botto, direttamente da Cuba, il figlio del grande Javier Jaxer Sotomayor, classe 2007, personale di 1,99 m. E poi il turno di Simone D'Azilio, classe 2001, italiano, 2,10 m di personale. Ernesto Pascone, sempre Italia, 1999 la sua anno di nascita, 2,15 m. Lionel Strasser dall'Austria, 2,20 m. E poi Eugenio Meloni, classe 94, azzurro, personale di 2,21 m. Sandro Jersin Tomassini dalla Slovenia, 2,22 m. Si continua a salire sempre di più con Manuel Lando, personale di 2,25 per l'Italia, e poi dalla Spagna Carlos Rojas, 2,26 m. Dal Messico Roberto Vilques, 2,27 m di personale, eccolo qua inquadrato. E poi Luis Zayas, uno dei grandi protagonisti più attesi, da Cuba, vincitore lo scorso anno, personale di 2,33 m. Assente Marco Fassinotti, e quindi è il turno di Andrei Prozenko, Ucraina, personale di 2,10 m.
40. Sono 11 ragazzi quindi a 7 Fassinotti indisposto alla fine, ma attenzione, adesso ci sono delle sorprese. Quest'oggi dei graditi ospiti, si parla di salto in alto e dicevo il livello sale sempre di più ed è il momento di un atleta, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atlanta 96 dall'Ucraina, Ima Babakova, oro mondiale e un personale di 2,05 m. Eccola qui in rappresentanza dell'Ucraina e poi una stella italiana, Antonietta Di Martino, personale di 2,04 m indoor, 2,03 m, una ragazza che ha conquistato 3 medaglie ai mondiali outdoor consecutive, argento ai mondiali del 2007, bronzo ai mondiali del 2009 e bronzo nel 2011. L'avevamo annunciato, ormai è un affezionato di Udine, signori, il primatista del mondo, 2,45 m, Salamanca 1993 da Cuba, Javier Sotomayor, un'autentica leggenda del salto in alto, l'atleta cubano, grande, grande amico di Alessandro Talotti, che è proprio in segno di riconoscenza, di amicizia, è qui presente ancora una volta. Con la sua presenza a onorare questa grande manifestazione che si aprirà tra poco. Dicevo, una manifestazione davvero molto particolare come meeting, proprio perché si disputa su due pedane che sono una vicino all'altra. Dalla parte di sinistra salteranno le ragazze e dalla parte destra invece sarà il turno dei ragazzi. Una sequenza progressiva che si partirà da quota 1,70 via via a salire fino a 1,92, poi si crescerà di 2 cm in 2 cm qualora si dovessero stabilire misure migliori e i maschi invece la cui quota d'ingresso è a 1,90 m e via via si salirà fino a 2,28 m e poi anche in questo frangente si proseguirà salendo di 2 cm in 2 cm. Il record del meeting è stato stabilito a livello maschile nel 2022 grazie a Ilya Ivanchuk, russo, 2,29 m, al femminile invece 2 metri esatti da parte di Jaroslava Mauknik, ucraina, quell'anno dove vinse proprio Andriy Prochenko, che è uno dei grandi favoriti di quest'oggi, l'atleta ucraino che proprio gareggerà, l'atleta che ha rappresentato il proprio paese in diverse manifestazioni, presente anche Giuseppe Gibilisco, il grande astista, anche lui grande amico di Alessandro Talotti e che ha voluto omaggiarlo anche con una bici a pedalata assistita proprio dedicata al grandissimo e sfortunatissimo atleta udinese. Ancora sono le prime fasi di questo meeting. Siamo ovviamente in diretta streaming, ogni tanto faremo qualche cenno anche in inglese proprio per far comprendere meglio lo svolgimento della manifestazione anche ai numerosi appassionati che ci seguono da fuori della nostra nazione. E iniziamo proprio con il botto, con Antonietta Di Martino che è qua in cabina di commento, che si siede a fianco a me. Recentemente Antonietta ha scritto un libro e l'ha presentato proprio qui. Allora Antonietta, intanto sono davvero emozionato di averti qua vicino e per te rappresenta questo un grande meeting, dicevo, creato fortemente da un grande atleta, Alessandro Talotti, e tu qui sei a presentare anche un libro dedicato sulla tua carriera e sul salto in alto. Sì, buonasera a tutti. Sì, diciamo che sono contentissima di essere qui, anche perché Talotti lo conoscevo bene perché abbiamo fatto un sacco di raduni insieme, gare insieme, è un bellissimo ricordo di Ale, perciò questa è una sua creazione e sono felice di poter essere qui stasera. Sì, a dicembre è stato presentato il libro, diciamo che per ora... Facciamolo vedere pure, visto che abbiamo la telecamera qua davanti, eccolo qui. Questo libro, dicevi? Diciamo che avevo già da un po' l'idea di scrivere un libro sulla mia carriera, tra virgolette. Poi io ho questa mia amica, Chiara Ricci, che è una bravissima scrittrice, più che altro di cinema. Lei ha preso, diciamo, questa sfida. È stata una sfida per lei perché ha sempre scritto di cinema, questa volta ha scritto di sport. E abbiamo insieme fatto questo libro e...
ed è stata una bellissima esperienza. È una nuova sfida che ti sei presa, tu che sei una grandissima atleta, che hai, come tutti gli astisti, puntato sempre ad alzare l'asticella, come si dice, e non è semplice trasmettere le proprie emozioni, soprattutto dal punto di vista scritto. E anche qui ho visto che stai seguendo molto da vicino gli atleti e le atlete, soprattutto c'è un parterre de rois di ragazzi molto giovani e interessanti. Sì. Diciamo che anche tra le italiane ci sono delle ragazze che comunque potranno fare bene, e lo stesso vale per i maschi. Diciamo che quest'anno diciamo che il livello forse anche sì, il livello maschile è alto, ma anche quello femminile sta iniziando a decollare. Ci sono stati dei buonissimi risultati e vedremo strada facendo. E tu purtroppo oramai hai avuto l'occasione di partecipare a questo meeting, perché è nato soltanto nel 2020, però ti sarebbe piaciuto un meeting in Italia completamente dedicato alla tua disciplina? Sì, mi sarebbe tanto piaciuto, però diciamo che questo, come hai detto tu, è nato dopo il mio ritiro e non è stato possibile, però sono venuta qui come, diciamo, tra virgolette, madrina. Una madrina davvero importante, cavolo, con 2,04 m di personale a livello indoor, 2,03 m, che sono i due primati italiani assoluti in outdoor, e soprattutto con una formula particolare, dicevo, quest'anno introdotta con due pedane in simultanea, proprio per valorizzare il gesto atletico sia maschile che femminile. Sì, devo dire che è la prima volta che mi capita un meeting dove si salta contemporaneamente maschi e femmine, e devo dire che è molto interessante. Bello, è una bella formula, mi piace. E anche perché praticamente sembra quasi che si saltino uno sopra l'altro, visto che sono uno dietro all'altro, e anche il gesto tecnico, no? Viene esaltato per capire magari di più la potenza da parte dei maschietti, e poi invece il gesto, l'eleganza, perché comunque è una sorta di danza quella che fate, e oltre a tutti i riti di preparazione, no? La concentrazione che viene inquadrata prima del via. E invece a te adesso, una volta ritirata, sei ancora a far parte del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, di che cosa ti occupi? Allora, per 8 anni ho lavorato al Comando Provinciale di Salerno della Guardia di Finanza, poi quest'anno a giugno sono stata trasferita al gruppo di Formia, e a settembre Elena Vallortigara mi ha chiesto se volevo seguirla, ho accettato, e allora da inizio gennaio sono stata aggregata temporaneamente al gruppo sportivo. Okay. Ad Ostia, Castel Porziano. E quindi stai trasmettendo tutte le tue conoscenze, i tuoi segreti anche nel preparare questi giovani, soprattutto i grandi appuntamenti, che non è semplice. Cioè, tu sei una donna da grandi appuntamenti. Sì, quest'anno sarà un po' particolare, perché ci sono gli europei a inizio giugno e poi le Olimpiadi. Sarà un anno abbastanza particolare e impegnativo, e stiamo lavorando. Infatti hai detto giusto, europei a Roma, quindi in Italia, e sì, soprattutto è l'anno olimpico, quindi anche gli atleti cercheranno di conservarsi forse nella prima parte per arrivare all'apice della forma proprio nel momento clou, quelle le Olimpiadi di Parigi. Sì, anche perché sostenere due gare ad alto livello sicuramente a Roma sarà importante, perché saranno fatti, cioè gli europei saranno importanti perché saranno fatti a Roma, perciò in Italia e hanno una certa importanza perché vengono fatti nel nostro paese, e le Olimpiadi hanno un'importanza ancora più grande perché sono le Olimpiadi, giustamente. Allora, Antonietta, non so se te la senti di parlare un po' in inglese, visto che ci sono molti atleti che ci ascoltano da... Ok, we are with the former Italian. Sono brava. With the former Italian athletes, Antonietta Di Martino, that is the Italian national holder of the national record, 2.3 m and outdoor, and 2.4 m indoor. And we are very glad to have this champion here to take part of this great event, not like his athlete, but now like as a coach, a trainer. And what do you think about this event? Okay, she say with with her face scared about that, she's very happy to be here, because the inventor and the coordinator of this event was Alessandro Talotti.
former Italian athletes that got many results and that passed away, unfortunately, 3 years ago. But in his memory, we are still continuing this great event, this creator. And we are very glad to have two important girls that got many medals also in the Olympics. We see before Ima Babakova, but also we still have the great presence of Javier Sotomayor with his sons. That it means that this event, that was an idea by Alessandro Talotti, became a great international event, and we are sure that in the other parts, but he's here with us, and she's very happy about this event. Ok, grazie mille Antonietta, se vuoi grazie tornare in cabina di commento sei la benvenuta. Grazie, saluto tutti. In bocca al lupo, credi. Ricordiamo il libro Ho imparato a volare, Antonietta Di Martino, Chiara Ricci, prefazione anche del presidente del CONI, Malagò. Sì. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a te, ciao a tutti. Gara che è iniziata da pochi istanti, abbiamo visto i primi salti, adesso è il turno della finlandese Pulkkanen, una ragazza che ha un season best di 1,88 m al primo tentativo in quota 1,70 m, agevolmente superata con molta luce tra l'asticella e il dorso dell'atleta, che quindi supera il primo tentativo. Vediamo anche al ralenti il gesto atletico da parte della ragazza che ha saltato nella pedana di sinistra. E adesso, proprio come si diceva poc'anzi, la caratteristica di questo meeting è che sarà il turno dei ragazzi, ovviamente per motivi televisivi ma anche organizzativi sono state preparate due pedane diverse, altrimenti le quote si sarebbero dovute modificare continuamente sulla stessa pedana. Inquadrata l'azzurra De Marchi nel frattempo. E c'è un attimo di pausa, fra un po' avremo sicuramente altri ospiti graditi qui in cabina di commento. Dicevo, quota d'ingresso per le ragazze 1,70 m, per gli uomini 1,90 m. Vi ho ricordato in precedenza il record, e in queste sei edizioni andiamo a considerare tutti gli atleti che hanno vinto in questo meeting. La prima edizione è stata aperta da un atleta di Porto Rico, Luis Castro Rivera, che saltò all'epoca 2,28 m al femminile, l'unica vittoria azzurra da parte di Alessia Trost, che purtroppo non è qui al via per un piccolo infortunio. L'atleta di Pordenone saltò 1,94 m. Poi nel 2021 ci fu il momento magico dell'Ucraina con Andriy Postrenko, 2,28 m per lui, mentre al femminile la vittoria di Jaroslava Manupik con 2 metri, attuale primato del meeting. Nel 2022 al maschile si è migliorato il precedente record del meeting di 1 cm grazie al russo Ilya Ivanchuk, mentre al femminile il successo della bulgara Mirela Demirova a quota 1,90 m. Lo scorso anno invece fu il turno del cubano Luis Enrique Zayas, atleta che è il grande favorito di questa manifestazione di quest'anno, 2,24 m per lui per garantirsi il primo posto, e al femminile successo ucraino con Irina Gerashenko. Adesso si prepara a saltare proprio il figlio del grande Javier Sotomayor, che parte a quota 1,90 m. Rincorsa mancina per lui, figlio d'arte, classe 2007, 1,99 m di personale, saltato agevolmente proprio lo scorso anno il suo debutto nella manifestazione friulana. Anche lui, per lui è diventato un vero e proprio appuntamento per iniziare l'anno, questo Udine Jump, considerato il meeting d'Italia, proprio perché nella nostra nazione non sono presenti manifestazioni analoghe completamente dedicate al salto in alto. Tanto pubblico presente, biglietti gratuiti che hanno favorito ovviamente l'afflusso di persone, e anche da parte
dei tanti bambini in provenienza dalle diverse scuole e dai gruppi sportivi locali. Simone Dalzilio è l'unico atleta friulano in carica, viene da Gemona, portacolori dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli. Ha partecipato a tutte le edizioni di Udin Jump, è l'unico. Guardate lo sguardo spiritato, l'alta concentrazione prima di partire al primo tentativo a quota 1,90. Salto perfetto da parte di Dalzilio, con molta luce, applaudito fortemente dai bambini proprio della scuola di Bruniera, società che tra l'altro organizzerà tra breve la maratonina internazionale, mentre vedo che nella pedana del salto in alto si salirà di quota, quindi molto probabilmente si raggiungerà la quota di 1,95. Al femminile invece non ho visto modifiche a livello di asticella. Adesso parte la belga Maes, che salta anche lei senza difficoltà e supera agevolmente al suo primo tentativo. Gara femminile che, come vi dicevo, è rappresentata da 12 atlete in rappresentanza di 6 nazioni, 6 sono italiane. La grande favorita indubbiamente è la lituana Arine Baliste, ma occhio anche a Michaela Ruba dalla Repubblica Ceca e all'azzurra Erika Furlani, classe 1996. Al maschile invece il grande favorito è il vincitore di un'edizione di Udin Jump Development, Andrei Prochenko. E poi, non essendoci Marco Fassinotti, sicuramente il cubano Luis Zayas è da seguire con grande, grande attenzione. Si passa a quota 1,95, dicevo. Il primo a saltare sarà proprio il figlio di Javier Sotomayor, Jaxier, il cui personale è di 1,99 m, e cercherà di superare quota 1,95. Lo scorso anno fu nono a 1,96. Il personale stabilito lo scorso anno nella pista coperta Carlos Gil Pérez a Salamanca l'11 marzo 2023. Anche lui una rincorsa mancina, vediamolo in pedana, e supera anche lui 1,95 brillantemente. Buona prova, visto che è vicino al suo personale, il figlio d'arte della grande leggenda del salto, Javier Sotomayor, 2,45 m, questo record che continua a mantenere il suo possesso, dura da 31 anni ormai. E adesso abbiamo Simone Dalzilio, 22 anni, da Gemona del Friuli, sesto nella prima edizione, quota 2 metri, decimo nel 2021, dodicesimo nel 2022, lo scorso anno ottavo. Ma dall'altra parte, in pedana femminile, un salto netto da parte della portacolori delle Fiamme Oro. E qui, in questo momento, continuiamo a vedere una gara priva di errori, ma ci sta. Siamo alle quote inaugurali di questo meeting. Adesso è il turno proprio dell'atleta di Gemona, che al suo attivo vanta un titolo indoor nazionale under 20. Salta anche lui agevolmente, e beh, un bel salto questo, 1,95 anche per lui, che quindi continua il suo meeting sotto l'occhio attento di Mario Gasparetto, uno dei più importanti scopritori del grande talento di Alessandro Talotti. Continua 1,95, entra in quota l'atleta austriaco Linel Strasser, 21 anni, ed è il primo a sbagliare a 1,95. Strasser, che ha un personal best di 2,20 m stabilito a livello indoor a Halle, a Vienna, con il 17 dicembre del 2022, lo scorso anno come season best 2,15 m,
evidentemente le condizioni sue fisiche sono quelle di centrare maggiormente il proprio impegno magari nei prossimi appuntamenti. Comunque un errore a 1,95 per lui, non irrimediabile ovviamente, cammino che inizia in salita. E contemporaneamente al femminile, proprio cambiamo completamente pedana, è il turno della Pieroni. Atleta azzurra, classe 2002, anche lei ha rischiato perché l'asticella viene toccata ma rimane su e quindi anche lei supera il suo primo tentativo. È il momento al maschile, il primo tentativo a 1,95 per Jerzin Tomasz. Tomassini, anche lui supera brillantemente l'atleta sloveno, classe 2004, che ha un personale di 2,22 m. Lo rivediamo al ralenti, il ragazzo sloveno, c'è molta luce tra lui e l'asticella, un buon risultato, mentre si prepara l'atleta irlandese Sommerlecki del Donegal, classe 2000. Anche lei supera la quota d'ingresso in questa gara al femminile e per ora abbiamo visto un solo atleta saltare e sbagliare, si tratta proprio dell'austriaco Lionel Strasser, 21enne, che adesso ci riprova. Lui che ha un personale di 2,20 m, lo supera e quindi prosegue il suo meeting, l'atleta austriaco. Ecco, messo una sbavatura proprio alla quota di 1,95. Guardate quanta luce c'è, ha rischiato nella fase finale del gesto. E adesso Asia Tavernini, classe 2001, azzurra, un personale di 1,88 per lei. Stabilito il 5 febbraio 2023, lo supera anche lei agevolmente, a quota 1,74, quindi prosegue la sua avventura qui a Udine Jump Development. Ancora le 12 ragazze tutte in gara, 11 e ovviamente tutti in gara i ragazzi, per il forfè dell'ultimo da parte di Marco Fassinotti, che avrebbe impreziosito con la sua presenza questa manifestazione. Mentre si sale, vediamo se si sale di quota al maschile, dovremmo passare ai 2 metri, credo, mentre non è ancora stato aggiornato il tabellone. Inquadrato Rojas, atleta spagnolo. Ha un personale di 2,26 m, stabilito il 12 settembre 2020 ad Alcobendas, lo scorso anno 2,16 m di season best, ha debuttato in questa stagione nella gara indoor di Antegara dove si è fermato a quota 2,09 m e lo supera il primo tentativo a quota 2 metri, una barriera che col ventrale prima dell'avvento di Fosbury sembrava una barriera quasi insormontabile, invece adesso praticamente quasi una delle barriere d'ingresso per i contest al maschile, ben diverso invece al femminile, dove comunque è sempre un grande traguardo. E ancora un'altra atleta che supera agevolmente la quota di 1,74, si tratta della finlandese Venla Pulkkonen, classe 2002.
finlandese che ha un personale di 1,88. E attenzione, adesso entra in gara Andrei Proschenko, l'atleta più titolato di questa manifestazione. Ha vinto ben bronzo ai campionati del mondo di Eugene, quota 2,33 m, un personale di 2,40 m, anche se datato 3 luglio 2014. Entra in pista il grande veterano di scuola ucraina, supera quota 2 m, netta da parte di questo ragazzo, classe 1988 di Kherson. Lo scorso anno 2,32 m di personale a Banska Bystrica, un altro dei meeting indoor tra i più importanti a livello solo di salto in alto in Slovacchia, con diretta televisiva e spettacoli che vanno in prima serata sulla televisione nazionale slovacca. Dicevo, questo ragazzo Andrei Proschenko che si è aggiudicato proprio Udin Jump nell'edizione del 2021 con 2,28 m superati e che ha ben figurato ai campionati europei con la medaglia di bronzo a Monaco 2022, l'argento ad Amsterdam nel 2016 e anche a livello indoor 2 argenti a Istanbul 2023 e a Glasgow 2019. Momento di un altro atleta straniero pronto a saltare, no? È il turno di Pascone, che fa veramente impressione questo salto da parte del ragazzo del 1999 che al suo attivo vanta un 6° posto ai campionati nazionali indoor dello scorso anno. Ragazzo siciliano, 24 anni, portacolori del CUS Palermo. E proprio in occasione dei campionati regionali individuali ha stabilito il suo personal best di 2,14 m. Il femminile prosegue la gara con la discesa in pista, o meglio in pedana. Da parte della belga Maes, mentre nella pedana di destra si prepara nuovamente Sotomayor, stavolta deve affrontare quota 2 m, che sarebbe il suo personale. Finora non è entrato nel muro dei 2 m, nel club dei 2 m, vediamo se ci riuscirà proprio qui in questa occasione, nel meeting che piace tantissimo al papà. E primo errore da parte del figlio d'arte quest'oggi, però non è lontano dal passaggio del turno. Però bello che sta cercando di migliorare questo tentativo proprio in questa gara, nel ricordo ovviamente di Alessandro Talotti, inventore di questo importante meeting che sta crescendo anno dopo anno. Vediamo la Furlani, e lei è l'atleta numero 3 in questo ranking, se vogliamo, sbaglia completamente la rincorsa, quindi tentativo che viene da un certo punto di vista abortito, e adesso deve riprovare a trovare la concentrazione. Ragazza azzurra, classe 1996, che adesso sta cercando di riconcentrarsi. Nata a Roma, portacolori delle Fiamme Oro, 1,94 di personale, e peccato, tocca leggermente l'asta e cade, l'asticella che cade, quindi niente da fare per lei. Mentre inquadrato D'Alzilio a quota 2 m. Inizia a essere una quota interessante questa, e lo supera molto bene anche col margine, bravo il ragazzo di Gemona, Simone D'Alzilio, classe 2001, ha sempre partecipato in tutte le edizioni di Udin Jump. E la sua
Vediamo adesso. Ok, perfetto. Intanto ringrazio anche Eliseo Rainone per il contributo, visto che ci porta ovviamente tutti gli ospiti. Tra poco ci sarà una gradita sorpresa. Parleremo anche di eventi collaterali proprio con lui, che è il direttore marketing di questo meeting, grande amico di Alessandro e soprattutto un factotum di questa manifestazione. Ha seguito non solo l'aspetto riguardante la promozione dell'evento, ma una serie di tante tante interessanti iniziative che hanno arricchito il programma di questo meeting, che ripeto ancora fortemente voluto dal compianto saltatore italiano Talotti, che vanta un palmarès interessante, un quarto posto agli europei di Monaco di Baviera nel 2002, poi il 16° posto e la qualificazione ai mondiali di Parigi del 2003, partecipato ai giochi olimpici di Atene dove ha chiuso in 12° posizione, e anche a Pechino dove non è riuscito a qualificarsi per la finale. Poi tra l'altro quel quarto posto agli europei di Monaco con la beffa, perché con 2,27 gli sarebbe bastato per guadagnare la medaglia di bronzo, però per una serie di errori in più non gli ha consentito di essere sullo stesso gradino del podio di Staffan Strand, lo svedese, che ovviamente l'ha preceduto per un numero inferiore di errori nei vari tentativi. Gara che prosegue ai 2 metri con al maschile Tomassini Jerman, atleta sloveno, anche lui uno che ha sempre preso parte a questo meeting, ha sempre risposto presente, e anche lui supera agevolmente quota 2 metri. Vediamo invece rallenti, adesso passiamo al femminile con l'azzurra Enrica Cipolloni, classe 1990, che ha un personale di 1,86. Nonostante la rincorsa non fosse eccezionale, ma lo supera e quindi rimane in gara l'atleta azzurra originaria di San Benedetto del Tronto, portacolori delle Fiamme Oro, che ha partecipato per tanti anni nelle prove multiple, è la campionessa nazionale indoor di pentathlon, lei che ha vinto proprio il titolo indoor nelle prove multiple sia nel 2018 che nel 2014. Al maschile invece il secondo tentativo per il record personale da parte del figlio del grande Javier Sotomayor, con una rincorsa mancina. Per poco non lo supera e quindi gli rimane un solo tentativo per rimanere in gara. Mentre adesso abbiamo una gradita sorpresa. Abbiamo 2 gradite sorprese in realtà, perché non è da sola Silvia Stibili, che invito adesso a indossare il microfono. C'è un attimo di gradita sorpresa, Silvia. Eccola qui, ciao Silvia, intanto benvenuta a Udin Jump. Ciao a tutti. La moglie del grande Alessandro Talotti, che è qui in compagnia del mitico Elio, che voleva anche lui mettere la cuffia, magari facciamo fare 2 chiacchiere anche ciao. Lui. No. Si è intimidito in questo momento. Allora Silvia, è sempre bello vedere questo meeting con tanta, tanta gente, tanti giovani ad assistere a queste gare, con un meeting che tuo marito ha fortemente voluto e che nel corso del tempo, proprio anche nella sua memoria, è proseguito secondo gli intenti. E cosa eccolo qui intanto Elio, che fa il suo commento tecnico, anche lui un futuro, che sta seguendo con molta attenzione la gara. E
cosa volevo dirti? So che è venuta da poco una bellissima sorpresa, perché è uscito un libro che proprio Alessandro ha scritto, ma non è un'autobiografia o una biografia, ma invece è un vero e proprio giallo. Un vero e proprio giallo che lui ha iniziato a scrivere appunto quando ha saputo della sua malattia, e poi era il periodo del lockdown, quindi si è bloccato un po', ci sono bloccate un po' varie cose. E nei momenti in cui stava bene, per sentirsi utile, perché lui non riusciva a stare mai fermo, e aveva iniziato per scherzo a scrivere, a buttare giù qualche sua idea, e poi da lì è partito. Poi purtroppo è mancato prima della chiusura del libro, e ho interpellato un ghostwriter e siamo riusciti a completarlo, e uscirà appunto prima, un poco prima delle Olimpiadi. E l'ho tenuto lì fermo in un cassetto per aspettare proprio il 2024 e approfittare dell'annata olimpionica. A proposito di olimpionici, ritorniamo un attimo in cronaca con l'eliminazione del figlio di Sotomayor, che ha provato proprio qui il suo personale a quota 2 metri. Adesso ancora non ce l'ha fatta, però sicuramente nei prossimi meeting, nei prossimi anni avrà la possibilità di accrescere, un classe 2007. Dicevo, oltre a questo, tu sei una campionessa di patinaggio, vieni dalle rotelle, 5 titoli mondiali. Che cosa vi legava? Perché sono due discipline queste, l'atletica e il patinaggio, così diverse ma così simili, perché la concentrazione, il fatto di avere un pubblico che ti segue, che ti calamita, tutta l'attenzione del pubblico è calamitata sulla tua performance. Ne discutavate spesso tu, Alessandro, di queste somiglianze? Diciamo che da quel punto di vista, quindi mentale, sicuramente sì, nel senso che sia il salto in alto che comunque il pattinaggio. L'attenato faccio io! Farai tu, va bene. Sì, ok. Ci ha già strappato una promessa allora, quindi. Sono grande. Sei grande, ti vedranno qui. Fra tanti anni lo vedremo anche lui. Quindi niente pattinaggio, ma seguirà le orme del padre. Ha già deciso. Sì. Comunque dicevo che sono due sport che te la giochi abbastanza velocemente, nel senso che non dura a lungo, magari il pattinaggio dura ancora meno, però anche qui hai tre salti e quindi tre possibilità. Dal punto di vista degli sport avevamo un po' di difficoltà a concepire certe dinamiche, nel senso che il mio sport è un po' più soggettivo, un po' più artistico, il suo invece è molto più oggettivo, perché se cade l'asticella cade, se non cade sta su, hai passato il turno, e quindi tante dinamiche anche fuori pista eccetera erano un pochino diverse. Nel mondo dell'atletica si è un po' più amici un po' tutti, mentre nel pattinaggio magari in certe gare un pochino più sentite si sente un po' più di tensione tra gli atleti. Beh, quello indubbiamente, sicuramente quello, però c'è tutta una base atletica che è una componente, quella della preparazione, perché è vero che il pattinaggio è uno sport più artistico, dove c'è una componente di passaggi obbligatori e tante altre figure che bisogna portare, però anche il salto in alto è uno sport che abbina la prestanza atletica anche al gesto tecnico, perché è una vera e propria danza, se vogliamo, e questo da un certo punto di vista si avvicina molto anche al tuo sport, da questo lato. Quindi abbiamo capito che Elio seguirà le orme del padre, allora. Cosa farai tu? Che sport farai? L'ha promesso, vediamo in che edizione dell'Udin Jump vedremo saltare. Sicuramente. Elio Talotti. Anche perché quest'anno si è tenuta una bella edizione a livello giovanile, che ha anticipato questo meeting, presenti le diverse scuole non solo di Udine ma anche dei comuni limitrofi. E come si chiama questo libro? Perché abbiamo presentato, è un giallo eccetera, così magari i nostri amici a casa possono andarlo a comprare non appena sarà disponibile. Giallo alle Olimpiadi di Parigi. Quindi proprio semplice, lineare, è tutto da scoprire. È l'ultima sorpresa che Alessandro ci ha riservato. Ho capito. Un uomo dalle mille risorse. Assolutamente. Allora, intanto Silvia, grazie per essere passata qui. Quando vuoi sei a disposizione, visto che Elio sembra essere molto attento al microfono, esatto, e ha voglia di parlare. E buon meeting intanto. Grazie. E in bocca al lupo per tutto. Vai, ciao. Ciao. Ciao Elio. Saluta lì. Saluta. E quindi da un campione in erba a una grande campionessa, ritorniamo invece in pedana con la quota 2,04 metri, e il prossimo a saltare sarà proprio il favorito
Protsenko, ucraino, che si sta concentrando proprio a questo tentativo. Gara che al maschile deve ancora entrare nel vivo. Abbiamo visto l'uscita di scena a quota 2 metri da parte di Jacques Sotomayor, il figlio del grande Javier, e salta e supera agevolmente quota 2,04 Protsenko. So 2.4 meters, first attempt for the favorite of this race, Protsenko from Ukraine. This is the quote that the athletes has to pass. And now we are watching the female competition in the other part of the stadium. Representing Italy, Pieroni from Carabinieri team. There are 12 athletes representing 6 different nations. Idea Pieroni, first attempt, 1.78 meters for her. Primo tentativo per l'azzurra Idea Pieroni, che anche lei ha partecipato più volte a questo meeting internazionale organizzato formalmente dall'associazione Udin Jump Development ASD in collaborazione con Libertas Udine ASD e il prezioso supporto da parte del Comitato Olimpico Nazionale Regionale del Friuli Venezia Giulia, in particolare il presidente Brandolin, grande amico di Alessandro, mentre vedete il figlio di Sotomayor che firma autografi al numeroso pubblico qui presente. Ed è davvero molto bello vedere un palazzetto pieno e tanti giovani soprattutto ad assiepare gli spalti per assistere a queste gare che vedono al via tanti campioni ma anche tante nuove leve di questo sport, e una di questi è proprio qua inquadrata. Si tratta di Pascone al maschile, il siciliano di 24 anni del CUS Palermo, che ha un palmarès, nel palmarès ha un personale di 2,15 meters stabilito lo scorso anno. Quest'anno ha iniziato la stagione indoor partecipando a un meeting ad Ancona dove si è piazzato, dove ha piazzato una quota di 2,07 meters il 28 gennaio scorso, quindi molto fresco questo risultato, 2,07 meters per lui. C'è un attimo intanto di pausa. Pascone che ha superato agevolmente quota 2 meters, mentre la Pieroni nuovamente in pedana per tentare 1,78 meters. Attenzione, rimane su l'asticella, tocca l'asticella che balla ma non cade, quindi prova superata da parte della ragazza azzurra. Poi si proseguirà a quota 82 per le ragazze, i maschi adesso 2,04 meters per Pascone al suo primo tentativo, e poi si salirà a quota 2,08 meters. Primo tentativo quindi per il siciliano Pascone. Corsa molto lunga e salto notevole. E si esalta infatti sul saccone. Bel risultato da parte del portacolori del CUS Palermo, che continua a essere in gara con un percorso netto, 0 errori per lui. Vediamo invece Sommer Lecky, rappresentante dell'Irlanda, che sbaglia invece a quota 1,78 meters. Al primo tentativo l'atleta irlandese del Donegal.
da una pedana all'altra. Questo è il bello di questo meeting, side by side, concorso maschile col gemonese D'Alzilio, con tutto il pubblico, una macchia completamente gialla in rappresentanza dell'Atletica Bruniera Trunitagli. Peccato, col piede tocca e non supera il primo tentativo, quota 2,04 metri, lui che ha un personale di 2,10 metri, stabilito il 6 febbraio 2021 ad Ancona. E proprio il direttore del meeting, Mario Gasparetto, il suo allenatore, che lo sta seguendo, gli sta dando dei consigli importantissimi. Asia Tavernini a 1,78 m, l'atleta di Riva del Garda, portacolori dell'Unione Sportiva Quercia, supera agevolmente la quota d'ingresso, lei che ha un personale di 1,88. Lo scorso anno ha stabilito il meeting indoor di Ancona il 5 febbraio 2023. Il gesto di gioia e di contentezza da parte dell'atleta azzurra, mentre torna in gara Strasser, l'austriaco, che commette il secondo errore, ma non alla quota dei 2,04 metri. Lui che è seguito da Ima Babakova, questa atleta ucraina, bronzo alle Olimpiadi di Atlanta 1996, puntuale la regia che la va a scovare proprio nel raffronto tra tecnico e atleta. Dicevo, Babakova, oro mondiale, argento e un bronzo a livello di mondiali outdoor, a livello indoor, due argenti e un bronzo, e un personale di 2,05 metri all'aperto e 2 metri a livello indoor, un'autentica campionessa. E proprio a conclusione della presentazione degli atleti è entrata in pista in coppia con Antonietta Di Martino, che abbiamo avuto l'onore di avere qui proprio in postazione cronaca. 2,04 metri il primo tentativo da parte di Sandro Jersin Tomassini, atleta di chiare origini italiane ma che rappresenta la Slovenia, ragazzo che ha un personale di 2,22 metri, finora percorso netto, è entrato a quota 1,90 che è la quota d'apertura proprio di questo meeting, e supera anche i 2,04 metri, continua la sua avventura qui a Udine Jump 2024 per il ragazzo sloveno. Bellissime queste immagini, questi rallenti, guardate anche il pubblico che segue con grande interesse questa manifestazione. Altro buona prova da parte dell'atleta del CUS Parma, Aurora Vicini, anche nella prima partecipazione al meeting d'Italia Udine Jump Development, giunto alla sua sesta edizione, personale di 1,88 per la 19enne di Noceto in provincia di Parma. Vediamo D'Alzilio se riesce a risollevare il proprio percorso, col brivido, ma lo supera, 2,04 metri, rimane in gara l'atleta seguito da Mario Gasparetto, portacolori della Friuli Intagli Atletica Bruniera. C'è un'autentica macchia gialla proprio che di tifosi che sono venuti qui dalla provincia di Pordenone proprio ad assistere il ragazzo di Gemona. La belga Maes che però sbaglia, è probabilmente una rincorsa molto lenta, abbiamo visto proprio nel gesto, un'entrata in pedana non molto convinta la portacolori del Belgio. Marel Paula Maes, molto giovane, classe 2005, un personale di 1,93 m, stabilito lo scorso anno, mentre sbaglia ancora l'austriaco Strasser. A quota 2,04 gli rimane un solo tentativo per proseguire la propria avventura in questo meeting. Last attempt for Lionel Strasser from Austria,
21 years old, that has a personal best, the 2.20 meters. Now he has the last chance to overtake 2.4 meters. In the other side, we have the possibility to see the female competition. We are now jumping for 1.78 meters. And this athlete, with success, overtake the bar. Okay. E ancora atleti che firmano autografi. Il grande protagonista in questo momento è Jaxier Sotomayor, che una volta conclusa la propria esperienza è proprio, sta cercando il bagno di folla, che lo sta cercando proprio letteralmente. Il bello anche di questo meeting, di poter avere il contatto umano con gli atleti. Vediamo l'ultimo tentativo intanto per l'atleta austriaco Lionel Strasser, che ha partecipato a Udine Jump anche nel 2021, settimo con 2,08 m, e supera la quota di 2,04 m all'ultimo tentativo, mentre il pubblico lo ha incitato sotto l'occhio attento anche da parte di Elio Talotti, che segue questa gara molto da vicino. Ha già dichiarato davanti alla mamma che seguirà le orme del padre nel mondo dell'atletica. Mi viene da aggiungere, meglio così. E quindi torniamo invece nella gara femminile con la Furlani, che supera anche lei quota 1,78, mentre al maschile si passerà alla quota dei 2,08 m. Ricordo gara maschile orfana di Marco Fassinotti, che ha dato forfè all'ultimo per un'indisposizione, quindi si gareggia in 11. Un atleta è appena uscito, il figlio di Sotomayor, ma la gara che continua ancora sempre di più a entrare nel vivo. Anche al femminile invece si è alzata l'asticella, mi sembra di vedere. Intanto salutiamo a telecamera accanto al grandissimo Eliseo Rainone, l'uomo che rappresenta il marketing, la comunicazione, un po' il factotum di Udine Jump Development. E proprio con Eliseo potremmo parlare degli eventi, possiamo parlare con Eliseo. Vieni, magari Eliseo, vieni qua vicino, che parliamo anche degli eventi collaterali di Udine Jump. Tu che hai seguito da vicino questa manifestazione fin dall'origine, dall'edizione fin dall'origine, dal 2020, un'edizione dopo edizione, questo meeting è cresciuto sempre di più, tanti eventi collaterali. Quest'anno, per esempio, che cosa vi siete inventati? Allora, è un po' che intanto buonasera a tutti. È un po' che lavoriamo su diverse cose. Diciamo che una delle cose più strane, più belle e divertenti che stiamo per fare, e abbiamo già fatto un breve test, è una collaborazione con l'università di Udine, in particolare con la facoltà di sociologia, e tutto questo è grazie al professor Claudio Melchior, sociologo, una bravissima persona che si sta avvicinando al mondo dello sport grazie proprio alla vicinanza con noi attraverso questa iniziativa, che adesso la spiego, arrivo al dunque. E l'iniziativa è scoprire i dati che ci sono tra la disabilità e il mondo web, e in una presentazione che mi ha visto coinvolto con lui, gli ho detto: ampliamo l'aspetto legato alla disabilità web e inseriamo lo sport, così capiamo un po' lo stato dell'arte. In realtà questa cosa è stata così simpatica da capire che non ci sono studi di questo tipo qua, e stiamo partendo con questa cosa, ma è un annetto, non è una cosa semplice da portare avanti. Inizieremo col salto altro, perché ovviamente farà da apripista a tutte le altre discipline, ma insomma questo è il senso. Poi ci sono tantissime altre iniziative, una è stata fatta la settimana scorsa, abbiamo coinvolto le scuole,
e con una gara di salto in alto, che è la cosa un po' più naturale, no? Che dovrebbe fare un'associazione come la nostra. Detto questo, c'è Proscenco che salta. C'è Proscenco che salta, sì, seguiamolo con attenzione. C'è Proscenco che salta con Zaias che lo guarda da lontano. Sono loro due grandi favoriti di questo meeting. Si marcano a vicenda. Assolutamente, due che hanno lasciato il segno a Udin Jump, entrambi con una vittoria all'attivo, iscritto il loro nome nell'albo d'oro di questa manifestazione. Poi dopo torneremo con Elisea ovviamente a parlare anche di altro. Vediamo il campione ucraino che supera quota 2,08 m senza troppi patemi. Ed è l'avversario che lo scruta da lontano e adesso si avvicina. Allora Eliseo, dicevamo proprio l'inclusione, no? Che è uno dei tanti aspetti che anche Alessandro curava maggiormente, ha cercato sempre di più di portare, di trasmettere i valori che aveva da atleta nel mondo dello sport con i giovani, e poi è riuscito a creare una sorta di grosso legame con Cuba e in particolare con Javier Sotomayor, qualcosa di più di una semplice amicizia. Sì, si percepisce questa cosa da come Javier ci tiene e siamo rimasti stupiti anche l'anno scorso, che ha portato appunto il figlio per la prima volta a gareggiare in una competizione internazionale. Cioè lì qua si sente a casa, cioè, mi fa specie quando in un'intervista di Alessandro che diceva nel 2019 era la prima gara tra virgolette test, e lui era veramente riuscito a portare qua personaggi di un certo calibro. Lui diceva con prosciutti e salame, cioè, uno dice, e poi uno dice ma cosa sta dicendo questo? In effetti è così, cioè, queste cose nascono anche con questo modo di fare inclusione. Qui sto parlando proprio di inclusione anche di prodotto del territorio, tantissime cose. E no? Infatti li ha fatti innamorare del Friuli Venezia Giulia a tutto tondo, dal mare, la montagna, sì, l'ambiente, perché anche a Gemona li ha portati, gli ha fatto vedere tutto il compendio dell'universo che è, come diceva anche Ippolito Nievo, no? Il Friuli Venezia Giulia, questa terra che ha tante contaminazioni, una ottima enogastronomia, soprattutto eno, mi viene da aggiungere, però anche terra di grandi campioni, perché qui a Udine c'è una vera e propria scuola del salto in alto. Sì, per quanto riguarda questo aspetto tecnico, io inviterei più Gasparetto. Adesso è concentrato, proprio perché è il suo allievo. Che è pronto D'Alzilio, D'Alzilio, sempre più concentrato D'Alzilio. Guarda che spiritato come sguardo, però quota 2,08 e lui è uno degli atleti simbolo di questo Udin Jump. Dovreste dargli una medaglia, visto che ha partecipato a tutti i meeting fin qua. Lui è un po'... c'è sempre, perché è qua. Esatto. Quindi D'Alzilio è D'Alzilio, scherziamo. Non si può dire, lui gioca in casa, lui praticamente ha le chiavi per entrare su questa struttura, sì, il Pallabernes. Ma dove tu stai scherzando? Guarda che l'altro giorno è successa una cosa pazzesca. Mi fa, era qua che si allenava, e stavamo prendendo delle misure su alcune cose, e a un certo punto chiedo di D'Alzilio, che non lo vedevo più. E ovviamente ho chiesto a Gasparetto, l'allenatore, e mi fa... No, no, sta studiando, è andata a casa. No, è lì dietro. Mi ha fatto morire da ridere. Qui lui vive qua, giustamente, e lo sapevi. Padrone di casa a tutto tondo. E vabbè, quindi sono belle anche queste note didascaliche anche di questi atleti, ed è molto bello anche vedere questo pubblico presente da grandi occasioni, cioè va bene all'atletica e fa bene. Molto bello, bravi, molto bello. Siete stati bravi, dovreste darvi una pacca sulle spalle. Vediamo intanto Strasser, che è sempre in difficoltà nei primi due tentativi, abbiamo visto anche nelle quote precedenti, che è proprio seguito da un'allenatrice non da poco, la Babakova, che è proprio la scruta da vicino. Che fra un po' due parole in inglese le facciamo con lei, le vado a prendere molto volentieri. Va bene, magari così lascio posto a qualcun altro, magari che parla di cose un po' più tecniche. Io potrei parlare di triathlon, ma non è il caso oggi. e quindi viva Alessandro, in realtà Alessandro mi manca un sacco. Ecco, infatti parliamo di Alessandro e della sua figura, perché tu, oltre ad essere un grande collaboratore qui per questo meeting, eri un grande amico di Alessandro Talotti. Ma il grande amico, noi ci siamo conosciuti l'ultimo periodo della sua vita, quindi gli ultimi 6-7 anni, in realtà amici veri con cui è vissuto, con cui è andato alle Olimpiadi. Io non faccio parte di quel gruppo di amicizia lì, faccio parte più di un'amicizia tecnica,
e l'ho aiutato dall'inizio a creare a livello di marketing questa fantastica iniziativa. Speriamo l'anno prossimo di tornare su TV nazionale, vedremo quale sarà. Allora lì è un lavoro che dovrai fare assolutamente te. Ma più che altro è una questione che non riguarda tanto noi, mi pare di aver capito, è una cosa che riguarda la federazione, quindi insomma speriamo bene. L'impegno voi l'avete dimostrato, un service pazzesco, cabina di regia anche, abbiamo un esordiente sempre del vostro gruppo, no? Se vogliamo anche citare. Chi devo citare? Il regista. Qua mi emoziono. Il nostro grande Tonizzo, alla prima esperienza di regia internazionale, mio grande amico, gli voglio un sacco bene anche lui. Grazie Tonizio per questa cosa che stai facendo. In realtà oggi, amici, stiamo facendo veramente un miracolo. Spero che l'abbiate capito un po' tutti e via. Ma per Udi Jamp e per Alessandro Talotti si fa questo ed altro. Ciao a tutti. Grazie Eliseo. Torniamo in gara intanto, siamo a quota 2,08 m ed è il primo salto del messicano Roberto Vilches, che lo supera agevolmente al primo tentativo, 2,08 m per il ragazzo di Città del Messico, che vanta un personale di 2,27 m stabilito il 6 aprile del 2019. Lo scorso anno season best 2,24 a Austin in Texas a livello outdoor. E adesso è il momento di Giulia De Marchi al secondo tentativo alla quota di 1,78 m per la ragazza dell'Atletica Vicentina, che recentemente ha gareggiato anche a livello indoor nei 60 metri. Peccato, non supera la quota e quindi avrà ancora un tentativo per cercare di passare il turno. Dall'altra parte, quasi in simultanea, il salto di Meloni, portacolori del gruppo sportivo dei Carabinieri. Classe 1994, ha un personale di 2,21 m, season best 2,14 m per questo ragazzo, 29 anni, di Cagliari, e lo supera agevolmente, 2,08 m, si esalta. Tra l'altro lui vanta una tradizione di famiglia, sia il padre che la madre erano altisti, il padre aveva un personale di 2,15 m e ha detenuto anche il record sardo insieme a Ivan Spini, fino a che al figlio Eugenio non l'ha migliorato agli assoluti di Bressanone, e anche la madre Tiziana Vecchio ha un personale di 1,83 m. Quindi grande tradizione di famiglia appunto per Eugenio Meloni, ragazzo che è arrivato terzo nel 2015 ai campionati europei Under 23. Manuel Lando invece il personale l'ha stabilito in Friuli Venezia Giulia, non in questo meeting ma al meeting di Lignano, e quindi un forte legame tra Lando e il meeting Udin Jump, anche per lui diverse partecipazioni a Udin Jump. Supera quota 2,08 m, lui che ha un personale di 2,25 m per il 23enne di Rossano Veneto, portacolori dell'Aeronautica Militare. Ampiamente sopra l'asticella il ragazzo veneto. Vedete, quando c'è luce tra la schiena dell'atleta e l'asticella, significa che proprio l'atleta è saltato decisamente più in alto. E vediamo Pascone, l'atleta al secondo tentativo per lui a 2,08 m, e al femminile invece c'è l'errore da parte della ragazza dell'Irlanda, mentre Pascone al suo secondo tentativo a quota 2,08 m, 24 anni, nato il 24 aprile 1999. Stacca molto lontano dall'asta, ma supera il turno ed è una buona prestazione. Quest'anno aveva esordito al Pala Indoor di Ancona con 2,07 m lo scorso 28 gennaio. Una buona prova da parte di Pascone,
turno della finlandese Pulkkanen all'ultimo tentativo, quota 1,78. Importante per lei cercare la qualificazione. A 21 anni viene da Lahti, zona dove si svolgono sovente gare di salto con gli sci. Personale di 1,88, stabilito lo scorso 6 agosto in Cina. Vediamo la ragazza finnica che purtroppo abbandona la competizione a quota 1,78 tra gli applausi del pubblico, e quindi lascia la competizione. E Simone D'Alsiglio dall'altra parte invece cercherà di proseguire il suo cammino al secondo tentativo a quota di 2,08 per l'autentico padrone di casa di questa pista, atleta gemonese ma che si allena qui insieme a Mario Gasparetto. Errore da parte sua al secondo, gli rimane una sola opportunità per passare il turno. E vediamo Giulia De Marchi, anche lei a 1,78 per la ragazza dell'atletica vicentina. Dicevo che recentemente ha gareggiato anche nei 60 metri, 8,27 a Padova il 21 di gennaio del 2024, personale di 1,82. E lo supera la quota, quindi rimane in gara Giulia De Marchi. Proprio all'ultima chance che aveva, supera il turno. Ricordo che il record del mondo è detenuto al maschile da Javier Sotomayor, che vediamo intanto secondo tentativo di Strasser che sbaglia ancora, l'atleta austriaco. Dicevo record del mondo 2,45, Javier Sotomayor, stabilito a Salamanca il 27 luglio del 93. Al femminile un record che detiene Stefka Kostadinova, atleta bulgara, stabilito a Roma il 30 agosto 1987, 2,09 metri, un limite ancora non avvicinato da nessuna donna, come anche il 2,45 di Javier Sotomayor. La Cipolloni in quadrata, ragazza di San Benedetto del Tronto, 33 anni, che ha gareggiato per tanto tempo nelle prove multiple, 1,86 di personale, stabilito nel febbraio del 2021. Lo scorso anno si è portata a quota 1,83 a Padova l'11 febbraio. Vediamola al suo tentativo, a quota 1,78, e anche lei c'è l'errore. Enrica Cipolloni che quindi sbaglia. Ecco qui, dicevo prima, della macchia completamente gialla, proprio dei tifosi dell'atletica Friuli Intagli Bruniera, per incitare D'Alsiglio, mentre secondo tentativo per l'atleta della Slovenia, Sandro Jersin Tomassini, ventenne, 2,22 di personale. Adesso prova la secondo tentativo a quota 2,08 metri, quasi superato, peccato, tocca con il corpo e l'asta che lo tradisce. Niente da fare per lui. E vediamo che c'è un pubblico che è davvero molto attento alle performance degli atleti. C'è anche un interessante chiosco proprio per rendere più allettante l'attesa nel vedere i salti. E adesso al femminile Idea Pieroni, ragazza che è arrivata terza alla prima edizione di Udine Jump quando saltò 1,85, personale di 1,90, la ragazza di Lucca, portacolori dei Carabinieri. E stavolta ce la fa, supera il turno con il brivido, ma continua il suo percorso qui a Udine Jump Development 2024. Per chi si fosse messo in ascolto in visione in questo momento, vi stiamo trasmettendo dal Pala Bernes di Udine. Intanto D'Alsiglio, l'ultimo tentativo, e per poco non lo supera, e il padrone di casa abbandona la scena tra gli applausi del pubblico, il ragazzo di Gemona, classe 2001,
alla sua quinta partecipazione al meeting fortemente voluto e promosso da Alessandro Talotti. Al femminile invece cercherà di passare il turno la Tavernini, Asia Tavernini di Riva del Garda, 22 anni, personale di 1,88, ragazza che ha vinto il titolo indoor under 23 lo scorso anno ad Ancona e purtroppo anche lei commette l'errore. Mentre al maschile l'ultimo tentativo di Lionel Strasser, l'austriaco 21 anni, campione nazionale per due volte all'aperto e due volte all'indoor, il pubblico lo sta incitando, ultimo tentativo a quota 2,08 per l'austriaco che abbandona qui il suo percorso, si ferma a quota 2,08. Stessa quota che gli permise nel 2021 di qualificarsi in settima posizione a Udine Champ nella sua unica partecipazione prima di quella di quest'anno. Intanto al femminile questo susseguirsi di salti, di gesti tecnici, di concentrazione di sguardi nella padiana di sinistra. Vediamo l'azzurra Vicini impegnata al tentativo con la quota di 1,82, 19enne di Noceto, provincia di Parma. Ultimo tentativo nella pedana maschile invece per lo sloveno Tomassini, 20 anni, 2,22 di personale, quest'anno già debuttato a Belgrado, 2,08 24 gennaio e supera, rimane in gara quindi Sandro Jersin Tomassini che prosegue quindi la sua corsa in questa gara maschile che vedrà nel molto probabilmente nel duello tra Andrei Prochenko e Luis Zayas il momento più importante di questa manifestazione. Ricordo che il record è di 2,29 m che è stato stabilito nel 2022 dal russo Ilya Ivanchuk. Primo tentativo che dice no a Lamaes, atleta del Belgio, piuttosto falloso. A quota 1,82 per questa 19enne, mentre guardate Talzilio che firma autografi, inclusione totale tra pubblico e atleti in questo clima davvero festoso. Zayas che ancora non è entrato in scena, il vincitore dello scorso anno, e adesso vicino a me avrò l'onore di potersi sedere. Lascio lo spazio al grande Javier Sotomayor e dove proveremo adesso a dialogare in misto tra italiano e spagnolo con il grande atleta cubano. Eccolo qui intanto che si mette la cuffia mentre i giudici stanno misurando le altezze. Allora, ciao Javier. Ciao, come stai? Bene. Ormai sei un habitué di questa gara, sempre. Tu vieni qui, sempre sei contento. Sì, sempre contento, sempre orgoglioso e molto felice. Come è andata la prova di tuo figlio? Oggi non molto bene, pensé che potessi aver saltato 2 metri. Ah sì? Sì. Pensavi che entrasse nel club, esatto, dei 2 metri, sì. Proprio qui nel meeting che ha voluto un tuo grande amico Alessandro Talotti. Esatto, pensé che come lo vi saltando, come si sentiva, che poteva essere la prima volta saltare 2 metri. Però bueno, agradezco che il meeting stia quedando molto bene in memoria Alessandro. Eh sì, assolutamente.
E tu ogni volta, anche dopo la morte di Alessandro, hai sempre voluto mantenere questo legame con la sua terra, sei sempre venuto qui a Udine Jump e visto quanta gente c'è, quanti giovani ci sono qui alle nostre spalle, proprio per vedere questi giovani, perché il bello di questo meeting è un meeting internazionale ma pieno di giovani. Sì, lo più importante è che i giovani da qui della zona lo disfruten, che si sientan bien con este meeting y que cada vez vengan más saltadores y más público. Esatto, questa abbinata, come dicevi, tra pubblico e atleti, questo legame continuo, emozioni. E ti piace questo sistema di salto degli uomini che partono da destra e le donne da sinistra e che si incrociano praticamente in una serie di salti? Sì, molto bonito. Para los saltadores e igualmente un espectáculo bonito para el público. Esatto. E tu hai girato il mondo per quanto riguarda l'atletica e questo è l'unico meeting in Italia dedicato completamente alla tua disciplina. E speriamo che con la tua presenza e anche con il fatto che le prestazioni atletiche sono buone anche i grandi campioni vengano più spesso qua. È vero che questa c'è la stagione olimpica, è una stagione delicata, no? L'obiettivo è Parigi 2024, però perché no? Bisogna portare la gente a Udine. Io credo che questo è un meeting buono, di molto buone condizioni, e spero che le prossime edizioni sigan viniendo saltadores de muy buen nivel. E tu porta anche la gente da Cuba, perché stanno diventando sempre più Udine, sempre più internazionale grazie alla tua presenza nel mondo del Sud America, quindi sarebbe molto bello, qui uno dei favoriti è un cubano e quindi speriamo appunto che anche da Cuba ci guardino e che vengano numerosi gli atleti a allenarsi qui. Il centro è un centro di eccellenza, questo qua di Udine, ti puoi allenare sia al coperto, all'indoor e poi all'esterno, hanno rifatto da poco la pista, quindi La condizione di allenamento a casa è buona e credo che i cubani possano approfittarsi adesso. Beh, questa è una promessa che hai detto, Javier. E invece, secondo te, vedendo la condizione degli atleti, al di là della sfida tra Protchenko, che molto probabilmente è uno dei grandi favoriti, secondo te saranno questi due a giocarsi la vittoria? Sì, la vittoria oggi credo che deve stare tra Protchenko e Isaia. Okay. Sono per me lo favorito di oggi. E tu ovviamente speri che vinca il cubano, immagino, tra i due. Chisiera, sì. Grazie mille, è sempre un piacere averti qui con noi ai microfoni e soprattutto è bello vederti in mezzo alla gente che ti riconosce. Tu sei l'uomo del salto in alto, 2,45 m. Secondo te questo record che dura da 31 anni verrà mai battuto, verrà mai superato? Sì, de momento todavía nadie lo ha superado, pero bueno, siempre he tenido en la conciencia de que alguien va a saltare un poco más. E a te? Quando non lo so. Speriamo il più in là possibile. Sì, assolutamente. E allora, grazie mille Javier stato qua, grazie mille per essere venuto qui e grazie per aver ricordato soprattutto Alessandro. Grazie mille. Grazie per l'invitazione. Grazie. Ciao. Okay. E quindi torniamo in gara. Ancora un ringraziamento speciale a questo fenomeno Javier Sotomayor, 2,45 m, è qualcosa di indescrivibile, dovreste provare a indicarlo con una freccia vicino a un muro e pensate che un uomo, un umano, un bipede nel 1993 è riuscito a superare tale quota con tutto il proprio corpo e da lì nessuno mai è riuscito a emularlo in questo salto fantastico, un po' come lo è stato nel salto in lungo il record di Beamong, imbattibile fino all'arrivo di Carl Lewis e di Mike Powell in quella splendida finale di Tokyo 91 ai mondiali di atletica leggera con il nuovo personale, anzi il nuovo limite mondiale portato sempre più vicino alla quota dei 9 m. Ma a momenti sta per entrare in gara l'atleta favorito, il cubano, anche da parte di Javier Sotomayor, Luis Zayas, un ragazzo che è considerato a livello di World Athletics tra i più forti al mondo, che ha vinto lo scorso anno una rincorsa molto lunga e sbaglia in ingresso ai 2:12. Incredibile.
e assolutamente un atleta di altissimo livello questo ragazzo cubano, che ha 26 anni, quarto agli scorsi mondiali di Budapest. E parlando di talenti, non potevamo che invitare insieme a me in cabina di commento anche Federico Rosa, manager di tanti campioni. Molti di questi sono qui presenti e ha sempre dato una mano a portare i campioni a Udine. Benvenuto Federico intanto. Ciao. Allora Federico, c'è un legame particolare che ti lega a Talotti, immagino. Sì, sono stato il suo manager per quasi tutta la sua carriera, ma soprattutto è stato un grandissimo amico. Eravamo molto legati, molto uniti. È una delle ultime cose che mi ha chiesto, è di aiutarlo a sviluppare questo meeting. Lo faccio con enorme piacere, orgoglio in sua memoria e di tutta la gente che ci sta dietro. E tu soprattutto hai curato la parte degli atleti che sono stati portati qui insieme al comitato organizzatore, una gara che a livello di pubblico sta crescendo in maniera esponenziale, diciamo che stiamo alzando l'asticella, come si dice, no? Da queste parti, voi che siete abituati nell'atletica, e anche dal punto di vista tecnico stiamo vedendo delle gare di livello. Sì, il nostro compito è quello di portare gli atleti, abbiamo rapporti con i manager internazionali e insieme al mio staff, a Stefano, reclutiamo gli atleti per il meeting. È un meeting di ottimo livello, abbiamo avuto diverse cancellazioni perché quest'anno è un anno molto particolare per le Olimpiadi, in quanto gli atleti stanno molto attenti, al minimo problema decidono di rallentare la preparazione, però abbiamo comunque una qualità tecnica molto elevata e stiamo facendo un bel lavoro. Quest'anno fra l'altro abbiamo anche il label della World Athletics, per cui ci dà ulteriormente credito anche per gli atleti, per avere dei punti che poi aiutano col ranking a entrare a qualificarsi per le Olimpiadi. Hai detto giusto, un anno particolare questo perché è l'anno olimpico, quindi molti atleti magari entreranno in forma più tardi nel momento più importante, che è quello di Parigi, e in Italia c'è un altro appuntamento importante, gli europei di Roma. Sì, che saranno a inizio giugno e sarà molto importante per gli atleti soprattutto italiani, in quanto ci sarà tanta partecipazione, tanta attenzione mediatica grazie anche ai grandi campioni che adesso gareggiano per l'Italia, fra i vari Jimbo Tamberi, Filippo Tortu, Elia Valutigara, eccetera. Assolutamente, una scuola italiana dell'atletica che grazie al salto in alto ha raccolto davvero tanto, e qui in Friuli c'è una vera e propria scuola. Sì, una grande scuola, era questo il grande progetto di Alessandro, di cui ne parlavamo tanto, di fare una scuola qui in Friuli, a Udine. E l'idea era anche di agganciarci a Cuba grazie all'amico Sotomayor e di portare atleti cubani a allenarsi qui e italiani a allenarsi qui. Non ha potuto vedere questa cosa, però speriamo di riuscire a realizzarla in futuro, anche se a Cuba in questo è un periodo abbastanza complicato per la nazione. Assolutamente sì, abbiamo visto comunque sempre di più crescere anche di livello, si è cercato di curare di più i dettagli per renderlo sempre di più simile ai meeting internazionali, come dicevi. Chiaramente si lavorerà ulteriormente proprio per migliorare e per assomigliare sempre di più a quelli bravi, no? Come si dice. E soprattutto è molto bello vedere anche tanti giovani qua che vengono scoperti anche da tanti bambini. Sì, sono rimasto sorpreso che quando è entrata Antonietta c'è stato un guanto del pubblico, e sono tanti giovani che non hanno mai visto Antonietta gareggiare, ovviamente sotto maiore di casa Udine. E comunque come meeting quest'anno siamo già stati nei primi tre al mondo come meeting di categoria, e qui tanta roba, adesso cerchiamo sempre di crescere. Ovviamente la crescita è data sia dall'ottima organizzazione ma anche dal supporto economico che comunque mi sembra la regione e il comune stiano dando e continuano a dare. Speriamo migliorare per poter fare un meeting di altissimo livello. Assolutamente, hai citato giustamente sia la regione Friuli Venezia Giulia e soprattutto l'assessore alle finanze Barbara Zilli, che ha sempre creduto, un'amica anche di Alessandro, in questo progetto. E il bello anche di Udine Jump Development è che non è un memorial ma è la continuazione di un'idea che aveva una persona che purtroppo non c'è più, ma che molto probabilmente da lassù guarda con grande interesse e dice: guarda, la mia idea era una bella idea e adesso la stanno portando avanti alla grande. Sì, io le prime volte che parlavo con Alessandro in questo meeting
lo consideravo un po' un visionario, perché mi chiamava e diceva: proviamo a portare questo, proviamo a fare quello, e ci servirebbe questo. Non conoscendo la realtà, dicevo: sì, sì, Ale, come per dire, tranquillo, faremo. E invece è riuscito a mettere in piedi qualcosa di incredibile grazie alla passione anche di Mario, di Massimo, di Giorgio, del presidente, ma di tutto Udin Jump, di tutta la città. E devo dire che ci ha visto lungo e ha creato qualcosa di veramente importante, che è un sviluppo e non un memorial, come purtroppo anche in parte. Esatto. Il bello è che anno dopo anno sono stati aumentati anche gli eventi collaterali. Abbiamo visto una gara dei bambini che volutamente non era fatta di tesserati o di ragazzi delle scuole, ma proprio di avvicinamento anche allo sport, perché è vero che c'è Jimbo Tamberi, no? Che rappresenta al meglio l'atletica leggera in Italia. Poi c'è stato ovviamente Jacobs e Tortu, eccetera, quindi un momento d'oro grazie alle Olimpiadi di Tokyo. Ma quanto è importante anche per i bambini confrontarsi e provare a cimentarsi in questo sport? Sì, devono provare, devono divertirsi. È vero che c'è molta attività. Stamattina ero a camminare al parco che c'è vicino allo stadio, che adesso non mi ricordo. Parco del Cormor. E c'era una gara di bambini di cross con tantissima partecipazione. C'è tanto movimento qui, e si vede che la regione lavora molto bene, e faccio i complimenti, perché non è una cosa comune in tutta Italia tutto questo attaccamento allo sport, e cercare di sviluppare lo sport, che è la cosa più importante per i bambini, che devono divertirsi al momento, capire cosa gli piace e di conseguenza poi seguire il loro talento oppure quello che semplicemente li fa divertire. E tra l'altro quella gara lì erano i campionati studenteschi organizzati da un altro campione di qua, Venanzio Ortis, quindi terra di saltatori ma anche terra di mezzofondisti. Sì, sì, beh, terra di grandi sportivi sicuramente. Ero rimasto impressionato perché c'erano tantissimi, veramente tanti ragazzini oggi a correre per il parco. Io vedo qui tantissimi ragazzini anche sui parchi a chiedere autografi ai grandi campioni e a seguire il mito. Esatto, e soprattutto, visto che approfitto della tua presenza per chiedere un parere dal punto di vista tecnico e personale, la sfida per la vittoria della gara maschile è proprio tra questa persona qui, che è Zayas, vincitore lo scorso anno, e l'atleta ucraino, oppure vedi qualcun altro che si possa inserire in questo duello? Credo che vincerà facilmente Zayas oggi. E Prozenko è un grandissimo atleta, ma un po' sulla via del tramonto ormai, se non sbaglio 36 anni, fa sempre bene, però vediamo. Non credo che nessuno possa disturbarli fra questi, sono dei giovani forti. C'è Roberto Vilches, che ha vinto i campionati del mondo nel 2018 se non sbaglio, che ha poi fatto l'università americana, che sta riprendendo, ma non ancora quest'anno, ci sono pari 2020. Comunque vediamo, se qualche sorpresa abbiamo. L'importante è che Zaya non ha fatto il nulla 2012, no. Ascolta, e invece al femminile invece come la vedi? Al femminile più aperto, su un livello un po' più basso, perché abbiamo avuto le 5 più forti che hanno cancellato, la Yelashenko, la Vallortigara, Alessia Trosta, qui mando un grandissimo in bocca al lupo per il bruttissimo infortunio che ha avuto, la Vukovic, tutta gente che erano da 2 metri, che avevano fatto 2 metri. Qui dovrebbe probabilmente l'atleta ceca, la Ruba, è quella più in forma al momento, e anche la turca sta saltando bene, però vediamo come vanno. Eh sì, allora grazie mille a Federico Rosa di essere stato qui, in bocca al lupo per i prossimi anni e per la tua attività, visto che sarà un anno cruciale questo con i tanti atleti che devi seguire, e mi raccomando, il prossimo anno cresciamo ancora di livello. Cresceremo ancora, grazie mille. Ed eccoci qui in gara, intanto Giulia De Marchi al terzo e ultimo tentativo a quota 1,82 per la ragazza dell'atletica vicentina. Avete sentito dalle parole di Federico Rosa un po' di segreti in più riguardo gli atleti che partecipano a questo meeting e soprattutto al legame che lo porta a essere vicino proprio al Friuli Venezia Giulia, la grande amicizia prima di essere stato un suo manager proprio di Alessandro Talotti, che l'ha trascinato in questa avventura. Intanto abbiamo visto un atleta uscire, un azzurra, mentre Roberto Vilches, il messicano, che ha iniziato il suo percorso a quota 2,08 metri senza errori, ha commesso
invece un errore a quota 2.12 il ragazzo di Città del Messico, 24 anni, 2.27 di personal best, rincorsa molto lunga e supera agevolmente quota 2.12 con buon margine il ragazzo messicano, vincitore del titolo mondiale Under 20 nel 2018, terzo assoluto ai giochi panamericani del 2019. Mentre si controlla l'asticella e qua Vilkes a confronto con il suo tecnico per cercare di trovare i giusti automatismi in termini di rincorsa e di stacco, che sono i due fondamentali di questo sport. Pedana adesso della gara femminile con l'azzurra Pieroni, Idea Pieroni, la 21enne di Parga, provincia di Lucca, portacolori dei Carabinieri, che per poco non supera l'asticella, che cade, la tradisce, niente da fare per lei. Altro azzurro Lando da seguire. Terzo tentativo, quota 2.12 per questo ragazzo che in Friuli Venezia Giulia sempre si inventa grandi prestazioni, 2.25 ripeto, lo scorso anno il Vitti di Lignano, che peccato, tocca proprio col tallone in fase discendente mentre aveva superato col corpo l'asta, niente da fare per lui, che quindi abbandona a quota 2.12 in sesta posizione. Rimangono quindi in 5 a giocarsi ancora la gara e tra questi c'è Ernesto Pascone, anche lui al terzo tentativo a quota di 2.12, mentre al femminile c'è la Taverini Asia, la 22enne di Riva del Garda, che in fase discendente ha superato con il dorso l'asticella, ma niente da fare per lei, mentre Pascone, l'atleta siciliano del CUS Palermo, si sta concentrando, un errore per lui a quota 2.08 e doppio errore a 2.12, personale di 2.15, quindi è davvero molto vicino a questo personale, sicuramente va a stabilire il season best quest'oggi. E niente da fare per lui, che termina anzitempo la propria prova, il personal best di 2.15 si ferma a quota 2.12 alla sua prima partecipazione a Udine Jump per il ragazzo del CUS Palermo. Aurora Vicini, che inizia la quota 1.85 il femminile, la ragazza di Noceto, provincia di Parma, molto giovane, 19 anni, classe 2005, 1.88 di personale. Niente da fare al primo tentativo a questa quota di ingresso, 1.85. Questa stagione ha gareggiato al Palaottici di Parma, il 21 gennaio, 1.83. Nell'occasione ha saltato la ragazza di Parma. Mentre ultimo tentativo per Sandro Gersin Tomasini, per il ragazzo, anche lui un abitué di questo Udine Jump. Ultimi istanti prima che parta il ragazzo per nel tentativo di superare la quota dei 2.12 metri, che gli consentirebbe, qualora lo passasse, di rimanere in gara. E anche lui per poco abbandona, niente da fare, saluta il pubblico. Saluta il pubblico e si sale di quota, quindi salirà 2.15 al maschile.
Andiamo a vedere nella pedana femminile con Merel Paola Maes, che dopo due tentativi errati a quota 1,82 è riuscita a superare l'ultimo tentativo e adesso affronta per la prima volta la quota di 1,85. Ragazza molto giovane, anche lei del 2005, 1,93 di personale a Wembley Cortic in Belgio. Niente da fare, il primo tentativo. Intanto sicuramente va a stabilire il season best per quanto conti questo risultato, avendo superato la quota di 1,82, precedentemente era di 1,80, stabilito il 3 febbraio, quindi una settimana fa, a Ghent. Lo scorso anno invece 1,93. Inquadrato per un attimo il direttore tecnico di questo meeting, Mario Gasparetto, al fianco c'era Massimo Patriarca, presidente del Udin Jump Development ASD, che assieme alla Liberta Usine ASD e al CONI regionale Friuli Venezia Giulia organizza questa manifestazione. Andiamo in Spagna con Carlo Rojas, percorso netto per ora per lui, che ha saltato 2.04 per passare a 2.08 senza errori ad affrontare i 2.15 metri. Sta attendendo il via da parte dei giudici il ragazzo di 28 anni, 2.26 di personale, 2.16 lo scorso anno, il 30 luglio 2023 come season best, è stato per 6 volte campione nazionale spagnolo e quarto nella prima edizione di Udin Jump con 2.22. Abbiamo visto presente anche l'assessore alle finanze Barbara Zilli insieme a Massimo Di Giorgio, presidente della FIDAL Friuli Venezia Giulia, presidente e grande amico anche di Alessandro Talotti, nonché di Mario Gasparetto. E vediamo il primo tentativo ai 2.15 di Rojas, che ringrazia la sticella perché rimane su, non lo tradisce, è primo tentativo per lui, grande prova da parte dell'atleta spagnolo che prosegue la sua corsa a Udin Jump Development 2024. Fortunato perché col tallone ha toccato l'asticella, che però è rimasta per sua fortuna ferma, non è caduta. Buse Savaskan, atleta turca, questa è una ragazza da seguire con molto interesse. Però sbaglia, il primo tentativo a 1,85. Ci prova il grande Protchenko ai 2.15, questo grande campione che, come ha detto Federico Rosa, è un po' in fase discendente, 2.40 di personale, è davvero impressionante, ma ottenuto nel lontano 2014 per il 35enne ucraino vincitore di Udin Jump 2028, secondo lo scorso anno alle spalle del cubano che lo sfida e sbaglia il primo errore di Protchenko ai 2.15. Zayas lo scorso anno gli arrivò davanti, è un Zayas che abbiamo visto dopo il primo errore ai 2.12, ha dimostrato però di essere di un altro livello col secondo salto. Inquadrata intanto l'atleta lituana, altra favorita, Arine Paliste, che anche lei ha un personale interessante, 2,01 metri, che rappresenta il record nazionale per la Lituania, stabilito però nel 2017 in occasione dei campionati del mondo juniore, dei campionati del mondo indoor, dove vinse la medaglia d'oro. Vediamola, l'atleta della Lettonia che sbaglia a 1,85.
atleta che a livello outdoor ha collezionato la medaglia d'argento a Amsterdam 2016 ai campionati europei. Zayas, abbiamo detto, lui è il grande favorito, il vincitore dello scorso anno, il classe 97 di Santiago di Cuba, quarto ai mondiali di Budapest con 2.33, sesto a Eugene 2021 e quinto a Doha nel 2019, è tra i più grandi del salto in alto a livello mondiale. La sua rincorsa e il sacco netto a 2.15, che spettacolo, davvero impressionante anche vederlo di persona. Grande performance, davvero in forma il ragazzo di Cuba, sotto gli occhi di Javier Sotomayor, questo cubano che ha vinto il titolo mondiale nel 2020 a livello giovanile e poi pluricampione nazionale di Cuba, vincitore lo scorso anno a 2.24. È davvero una grande prestazione questa, che gli potrebbe permettere con questo stato di forma di migliorare i 2.29, che è il record del meeting, di 2.29 al maschile e 2 metri invece al femminile di Alessia Strost. Infortunata, non è qui al via la ragazza di Pordenone, che spesso si è allenata qui al Pala Bernes, intitolato proprio a un saltatore, questa struttura inaugurata nel 2007 e data proprio in onore di Ovidio Bernes, un saltatore di origine istriana che poi è stato professore alle scuole superiori e ha dato origine a diverse società, è stato per 2 volte campione italiano di salto in alto, proprio a conferma della grande tradizione, del legame che c'è tra il salto in alto e Udine. Mentre pochissimi secondi e parte Vilques, il messicano, che anche lui supera i 2.15, quindi sono Zayas, Rojas e Vilques a superare la quota dei 2.15 al primo tentativo. E adesso Idea Pieroni al secondo tentativo nel concorso femminile all'1.85, percorso netto per la ragazza italiana di Lucca. Qui inquadrata la concentrazione, tanti rituali nel salto in alto e proprio in fase di partenza e rincorsa. Mentre Meloni, l'unico italiano rimasto in gara, ci prova alla quota dei 2.15. Legame del salto in alto che anche con Tamberi si è portato molto vicino al basket. Basket che è uno sport di salto. E qua vicino in cabina di commento c'è l'ex capitano della squadra di Udine Basket, Antonutti. Allora, anche tu da grande sportivo sei qui a seguire le gesta di questi saltatori. Beh, questo è un evento che è sempre molto sentito in città, è un evento che per noi sportivi è immancabile, quindi ci tengo con grande affetto a venire, anche perché mi lega al grande ricordo con Alessandro Talotti di grande amicizia, e quindi per me venire qui è sempre un motivo di grande orgoglio, di grandi ricordi, di grandi amici, perché c'è anche il grande campione Enzo Del Forno, mio compaesano, quindi questo grande evento mi ricorda e mi porta tante belle emozioni. E a proposito, abbiamo parlato di Tamberi, che abbiamo visto cimentarsi molto bene anche con la palla e con diversi spicchi, ha partecipato mi sembra anche a una manifestazione con l'NBA organizzata, e lui solitamente finito i meeting proprio scarica la tensione giocando a basket. Tu ci hai mai provato, visto che sei molto alto? È vero che non hai proprio il fisico completo di un saltatore, ma ti sei mai cimentato a provare a saltare l'asticella? Allora, dico la verità che
Fin da giovane Enzo Del Forno ha provato a indirizzarmi sul salto in alto anche nelle scuole. Io ero lungo, longilineo, ma non avevo un grande stacco e torsione, quindi non era proprio il mio massimo, ecco, quindi si è deciso subito di cambiare. Diciamo che però è uno sport che mi affascina molto. È molto bello anche vedere il tipo di concentrazione, il tipo di metodologia che ogni sportivo ha, le varie tecniche. È proprio è uno sport che dà grande fascino, quindi se possibile cerco sempre di vederlo. Poi è chiaro che quando abbiamo dei grandi campioni come Tamberi ci portano ad avvicinarsi, pensare che si sono allenati anche Tamberi con delle squadre di Serie A, quindi per lui passione venire, quindi c'è anche delle qualcosa che ci accomuna, ecco. Sì, è vero, qui siamo uno sport individuale, ovviamente voi siete uno sport di squadra, però sicuramente l'elevazione è un fattore determinante proprio per il basket. Soprattutto hai citato un grande campione come Jimbo, che probabilmente se avesse intrapreso una carriera nel mondo del basket avrebbe potuto essere ad alto livello allo stesso modo. Ce lo teniamo perché è un campione olimpico nello stesso giorno in cui Jacobs vince anche i 100 metri, ce lo ricorderemo per tutta la vita, però oggettivamente sarebbe stato un bel talento anche nel basket. Sì, quel giorno di quella doppia vittoria credo rimarrà nei ricordi di tutti noi, lo racconteremo ai nipotini, alle generazioni future. È chiaro che sì, c'è il salto che accomuna questi due grandi sport e sicuramente la coordinazione. Ecco, sono due sport diversi perché qui chiaro c'è la solitudine, quindi giochi contro te stesso, e dall'altra parte c'è un gioco di squadra, ma sicuramente le doti atletiche accomunano questi due bellissimi sport. E credo che ci sia un grande futuro anche per il salto in alto, perché stiamo vedendo tantissimi talenti e penso che sia uno sport che deve essere ancora più conosciuto di quello che è. Bisogna iniziare a parlare di tutti gli sport perché veramente hanno un fascino, e solo quando li vedi poi dal vivo, e io sono, lo posso dire personalmente, ho scoperto quanto affascinante è, perché noi vediamo magari solo la gara, ma è bello vedere anche la preparazione, che cosa c'è dietro, l'entourage, ecco, ogni sport ha un fascino veramente particolare. E poi soprattutto voi siete abituati ad avere un grande pubblico ed è molto bello avere tanti bambini qui dietro proprio a celebrare questi campioni ed avere anche un rapporto molto stretto con gli atleti, no? Questo continuo toccare, chiedere l'autografo, cosa che negli sport di squadra è abbastanza consueto. Voi, tu vieni dal basket in particolare, sei il simbolo, l'ambassador della squadra di Udine e soprattutto sei riuscito soprattutto a trasmettere, essendo anche friulano, questi valori, l'attaccamento al territorio, cosa che Alessandro è riuscito a fare in uno sport dove non è così semplice riuscire a portare tutta questa gente, quindi bisogna veramente fare i complimenti ad Alessandro. Sì, perché poi tutto questo spettacolo che oggi viviamo parte da questa passione, da questo anche amore che c'aveva Alessandro. Chiaro, noi abbiamo uno sport che ha un seguito diverso, ci sono tante più presenze, ma semplicemente solo perché si tende magari a conoscerlo di più e quindi se ne parla anche di più, ma dico sempre, molti sport non sono conosciuti abbastanza per poi essere apprezzati. Quello che accomuna però, ho notato molto, la pallacanestro con lo sport di atletica, in questo caso salto in alto, è che c'è questa vicinanza, come dicevi tu, col pubblico. Quindi sentiamo che i ragazzini, anche adesso prima di venire all'intervista, erano appassionatissimi di salto in alto, ma anche di altri sport. Quindi io penso che i ragazzi devono conoscere tutto, devono appassionarsi tutto e devono avere anche lo stimolo di vedere campioni che hanno voglia di mettersi in competizione da tante parti del mondo. Fa bene per la nostra cultura generale e quindi penso che i genitori devono portare i ragazzi a conoscere più sport possibili, non fermarsi semplicemente a quello che è più nazional popolare. Assolutamente, siamo anche nell'anno olimpico 2024, questi giochi che tornano in Europa, a Parigi, quindi sarà assolutamente un grande spettacolo e proprio sentire dalle parole di un atleta, di un altro sport, trasudare questa grande passione non solo per il suo sport ma anche per gli altri è molto bello e fa parte un po' della cultura sportiva, ed in Italia sarebbe veramente bello crescere sempre di più, perché il calcio è molto bello, ci ha regalato grandi soddisfazioni, ma ci sono tanti tanti altri sportivi che si stanno portando oltre, no? In un'altra dimensione. Parlo anche di Sinner con il tennis,
ad esempio, questo è un grande esempio. Altro fisico che probabilmente poteva essere rubato sia al salto in alto che alla pallacanestro. Che allo sci anche. Che allo sci. Ecco, allora, io penso semplicemente che in questo gli Stati Uniti sono molto più avanti di noi. Faccio un esempio, lì vivono molto di sinergie. I preparatori atletici del salto in alto lavorano con le squadre NBA per permettere ai giocatori di avere uno stacco maggiore e delle qualità maggiori. Ma poi ci sono anche quelli che lavorano nel football. Quindi ci sono più sinergie. Quindi si cerca in tutti gli sport di trovare una collaborazione. Noi oggettivamente in Italia tendiamo un po' ognuno a difendere il proprio giardino, ma nello sport non c'è da difendere i propri confini, ma c'è da allargarli. E quindi questo penso che sia un inizio per capire che la cultura generale di tutti gli sport, ogni sport può imparare qualcosa dall'altro, ogni sport deve essere aiutato dall'altro, e con questa sinergia poi lo sport migliorerà, perché io ripeto che lo sport è unione. E quindi quando si sente un salto, si sente questo entusiasmo, è unione. No, esatto, sono parole sante che devono essere ripetute il più possibile, perché lo sport non deve diventare motivo di divisione, come hai detto tu, anche nel tifo, è vero, ci sta supportare più un atleta o un altro, però alla fine lo sport è soprattutto pace e soprattutto condivisione, sia nei momenti belli che nei momenti brutti, ed è un insegnamento importante per tutti quanti, ed è veramente quello che dici tu, è davvero importante, e spero che nel tuo ruolo di ambasciatore della squadra di basket di Udine continui a portare avanti anche questi valori, che è vero, il basket è il tuo sport principale, ma che in Friuli Venezia Giulia c'è la possibilità di praticare tanti altri sport, e in una struttura come questa al Palavernes c'è la possibilità di fare di tutto, perché qua dentro si gareggia anche a scherma, si è fatto il badminton, si gareggia nel salto in alto, si può fare i 60 metri, cioè c'è la possibilità, cioè bisogna cercare di sfruttare queste strutture laddove ci sono. Sì, io come rappresentante del Friuli Venezia Giulia sono molto orgoglioso di poter dire che nella mia città, nella mia regione ci sono delle strutture del genere. Noi Friuli abbiamo delle qualità che non tutti possono permettersi, e quindi è giusto che vengano sfruttate, è giusto che vengano apprezzate, perché dico sempre, i giovani di oggi non sono meno interessati dei giovani di una volta, hanno gli stessi interessi, le stesse curiosità. È chiaro che tutto più veloce oggi, ci vogliono delle, i giovani sono interessati a strutture maggiori, devono avere un interesse che sia anche dall'esterno. Sono cambiati i tempi, quindi oggi c'è internet, c'è i telefonini, e io dico che fare uno sport di salto in alto in un ambiente del genere porta gente, porta vicinanza e porta fascino. Questi sono i cambiamenti che ci vogliono, ed è poi chiaro che lo sport è tolleranza, è rispetto, ha tanti valori, e poi unisce tutti noi per una cosa, la passione. E la passione nei momenti brutti ci aiuta a non mollare, nei momenti belli invece ci aiuta a migliorare. Con la passione è chiaro che ci sarà sempre unione tra tutti. Eh sì, parole davvero sante, grazie mille davvero Antonutti per essere venuto qua, e spero che tu possa ritornare tra di noi a raccontare ancora e seguire anche altri sport, vederti magari anche nel calcio, perché no, no? A trasmettere al pubblico di tifosi per farli avvicinare e seguire le gesta degli altri, perché in Italia abbiamo avuto gli Alberto Tomba e tutti diventati sciatori, abbiamo avuto i tennisti con Sinner in questo momento, gli amici, i tifosi Valentino Rossi, però è bello partire, sì, lanciati grazie a questi grandi campioni, ma poi mantenere vivo l'interesse per quello sport, non che vada scemando. È chiaro che è più facile cavalcare sempre quello che, il cavallo che vince, come si dice, però si lavora dietro le quinte. Io dico sempre che i grandi talenti vengono quando c'è un grande lavoro dietro delle federazioni, delle associazioni, perché poi il segreto le fanno le piccole associazioni, i piccoli gruppi sportivi che poi ci lavorano dietro le quinte, perché purtroppo, faccio un esempio, nella pallacanestro ci sono stati tanti anni di buco perché purtroppo non si è mai lavorato sui settori giovanili. Ecco, noi abbiamo tanto da imparare, secondo me, dall'atletica, dai mondi diversi dai nostri, che lavorano più da, partendo da giovani, lavorano più da accademia. Ecco, i nostri sport invece tendono ad essere più tutto veloce, cooperare tutto un pacchetto già pronto. Ecco, c'è tanto da imparare. Quindi in questo mondo credo che ci sia un sano ambiente, una sana competitività, una sana motivazione. Ecco, questo è quello che unisce, secondo me, questi grandi sport, che poi sono chiamati secondari, che per me è una bruttissima parola, perché per me non c'è secondario. Quando uno è un grande campione, arriva alle Olimpiadi, regala un'emozione che non è secondaria a nessuno. È diverso, ma non vuol dire minore.
Concordo e sottoscrivo ogni cosa che ha detto il grande capitano. Ormai io ti chiamo capitano anche se non lo sei più realmente. Ormai è dato per... va benissimo. Va benissimo. Della squadra di basket di Udine per essere stato qui. E ti lascio ai bambini che sono tanti. Facciamo anche un bel selfie qui da immortalare. Ovviamente nel ricordo di Alessandro Talotti. Grazie mille. La gara entra nel vivo intanto. Con la quota di 2,18 metri, Wilkes la salta al primo tentativo e quindi mantiene viva l'attenzione nei confronti di una gara che sta vedendo in Zayas il grande primatore. Femminile, misure ancora di alto livello, non ancora di altissimo livello il femminile. Intanto Idea Pieroni è l'ultimo tentativo per rimanere in gara, in quota 1,85, la ragazza che ha un season best di 1,87, quindi deve cercare di avvicinare il suo season best e anche il personal best, perché è 1,90, per rimanere ancora in gara. Atleta azzurra che supera, e quindi c'è brava Idea Pieroni, la 21enne di Lucca, che rimane in gara nel concorso femminile. Adesso abbiamo il primo tentativo dell'unico azzurro rimasto in gara. Si tratta del portacolori dei Carabinieri, Eugenio Meloni, il 29enne sardo, figlio d'arte, 2,21 di personale. E adesso al primo tentativo a 2,18, una misura importante per i suoi standard, ma sembra essere molto concentrato in questa fase di preparazione al salto, la rincorsa, e per poco non lo supera. Ci avrà ancora due tentativi per cercare di rifarsi. Il ragazzo che è stato terzo agli europei under 23 del 2015 e che ha vinto il titolo nazionale nel 2017. Intanto altra azzurra nella pedana. Si tratta di Asia Tavernini, 22enne di Riva del Garda. Tentativo importante per lei per rimanere in gara e quindi proseguire il suo cammino nella quota successiva, che per le donne sarà di 1,88. Incitato dal pubblico, peccato, niente da fare per la 22enne di Riva del Garda. E quindi la quota al femminile sale a 1,88, mentre in contemporanea nella gara maschile è il momento di Carlos Rojas, brillante dei 2,15, e adesso al secondo tentativo, quota 2,18, lo scorso anno 2,16, quindi già un netto miglioramento rispetto allo scorso anno per lui, che per poco in fase discendente con i talloni tocca l'asta che cade, e quindi secondo errore per lui, che al momento è in quarta posizione. Sono rimasti Meloni e Rojas, i due che hanno sbagliato a questa quota, mentre l'hanno superata i due favoriti, Zayas Prozenko e il terzo incomodo, il messicano Wilkes. Vediamo Eugenio Meloni, mentre al femminile è il turno nell'altra pedana, la belga Mais, primo tentativo a quota 1,88. Che ci ha provato, ma niente da fare per lei, mentre Meloni, dicevo, si sta per accingere al suo secondo tentativo a questa quota di 2,18. Portacolori dei Carabinieri, un errore alla quota di 2,15, però il 2,18 non era sembrato così lontano. Il ragazzo di Cagliari, quarto Win Jump nel 2021. Stacca molto lontano e qui c'è un altro errore, un po' più netto rispetto a quello precedente, anche se non così lontano dal superamento della quota.
al femminile invece il primo tentativo di Arini Palista, no, anzi l'ultimo tentativo a quota 1,85 per una delle favorite, la 31enne di Kaunas, Lettonia, la più titolata, quarta ai mondiali di Portland nel 2016 con la quota 1,96, lei che ha un personale di 2,01, record nazionale della Lituania. Vediamo la Palistè che con la fortuna ma passa 1,85 e si salva, e quindi la sua avventura Odin Jump prosegue. Arine Palistè passa 1,85 at the third attempt, while in the same situation in the other part of the stadium at the turn of Carlos Roja from Spain, Carlos Rojas dalla Spagna, ultimo tentativo a quota 2,18 per l'Iberico che lo supera, e anche con margine, e tra gli applausi del pubblico, davvero bravo Rojas, e sono in quattro ad aver superato l'asticella ai 2,18 metri. Sarà poi il turno di Eugenio Meloni, e guardate il bel gesto tecnico da parte dell'atleta spagnolo che quindi prosegue la sua avventura. Rojas, che aveva qui un 2,22, quarto nel 2020 nella prima edizione di Udine Champ. Tante le autorità e tanti anche gli sportivi qua presenti, anche il presidente del CONI. Intanto la Ruba prosegue anche lei la sua avventura, l'altra atleta che era considerata tra le ragazze da seguire. Si tratta dell'atleta della Repubblica Ceca, Michela Ruba, 25enne di Boritov. Ma non c'è un attimo di tregua in questo susseguirsi di salti tra la gara maschile e quella femminile. Il turno, l'ultimo tentativo di Eugenio Meloni, il carabiniere, alla quota di 2,18 per rimanere in gara. Chiede l'incitamento del pubblico, che risponde qui al Palavernes. Sono tutti in piedi i bambini a incitarlo, lanciato verso l'ultimo tentativo e per poco non ce la fa. Fuori Eugenio Meloni, rimangono in quattro, quindi quinta posizione per lui, che esce tra gli applausi del pubblico. Tripudio. Pieroni. 1,88, si parte dall'azzurra, idea Pieroni, che tra l'altro ha un personale di 1,90 realizzato 3 anni fa a Minsk il 25 febbraio del 2020. Lo scorso anno si era fermata a 1,87 a Expo il 16 luglio 2023 la ragazza 21enne di Barga. E chiede l'incitamento del pubblico, e anche lei per poco non supera la quota di 1,88 in questa progressione che poi porterà gli atlete, qualora ci sia il superamento della quota, a 1,90, poi 1,92 e poi di 2 cm alla volta. Al maschile invece siamo alla quota dei 2,21 in questo momento, e poi salirà a 2,24, 2,26, 2,28, mentre Rojas chiede l'incitamento del pubblico, lui che proprio all'ultimo tentativo è riuscito a superare la quota dei 2,18. In questo momento sarà il primo a saltare nella rotazione degli ultimi quattro saltatori. Tocca completamente con la spalla, è sembrato un po' lento il ragazzo spagnolo. Aurora Vicini, italiana, due errori commessi a quota 1,82-1,85, adesso il primo tentativo a 1,88 per la Vicini. La ragazza del CUS Parma, 19 anni, 1,88 di personale. Niente da fare per lei,
Vedete inquadrato sullo sfondo Mario Gasparetto insieme all'assessore Zilli e qui Procenco che sarà il prossimo a saltare. Atleta che è sedato sul viale del tramonto, anche se lo ricordo ha un 2,40 di personale. Un atleta che è arrivato terzo, medaglia di bronzo quindi agli europei di Monaco 2022, secondo ad Amsterdam nel 2016 e poi terzo ai mondiali di Eugene con 2,33 di misura. Medaglie d'argento anche a livello indoor, secondo i mondiali di Sopot nel 2014 e poi argento a Istanbul 2023 e a Glasgow 2019. Eccolo qui Procenco, uno degli atleti tra i pochi a essere entrati nel club dei 2,40, una quota davvero importante. Si carica, lunga rincorsa, mancina da parte dell'atleta dell'Ucraina che però tocca con la spalla, il primo tentativo non lo perdona. C'è stato, sembra quasi un errore in fase di stacco, comunque avrà ancora due tentativi per cercare di superare l'ostacolo dei 2,21. Mentre al femminile è il turno della ragazza della Turchia, 1,91, stabilito proprio al Wutterpalle Hochsprung Meeting di Wuppertal lo scorso 26 gennaio 2024, 1,91 per lei. Da seguire davvero con attenzione questa giovane ragazza, 24 anni, più volte campionessa nazionale per la Turchia, sia a livello outdoor che a livello indoor. Vediamo Luis Zayas quanto margine ha ancora rispetto agli altri in questa distanza. Finora sembra gareggiare su un altro pianeta rispetto agli altri partecipanti. Ragazzo di scuola cubana sotto gli occhi di Javier Sotomayor. E secondo errore, anche se non così netto. Infatti segna, fa segno allenatore di poco, ho sbagliato di poco. Passiamo alla pedana dell'alto femminile con Arine Palisite, primo tentativo a quota 1,88, lei che ha rischiato di passare il turno con il doppio errore alla quota precedente. È una grande favorita, una gara però molto molto incerta quella femminile, a discapito invece di quella maschile dove davvero sembra essere segnata, sembrano tutti i favori del pronostico propendere verso Cuba, verso la conferma della vittoria di Zayas. Ma ci proverà sicuramente Roberto Wilkes, atleta messicano, 24 anni, 2,27 di personale, che la scorsa settimana a Erfurt in Germania ha saltato 2,18 m, quindi nelle corde ce l'ha, un salto molto recente questo. Chiede anche lui l'incitamento da parte del pubblico che risponde presente. Davvero molto bello questo spettacolo, atleta che chiama l'attenzione e lo salta abbondantemente Wilkes, che in questo momento passa in testa, primo tentativo per lui a questa quota, molto bravo. Michela Rubà per la Repubblica Ceca, 25 anni, ragazza che ha partecipato ai giochi olimpici di Rio non riuscendo a qualificarsi alla finale con 1,92, ha nelle corde gli 1,90, vediamo all'1,88 e lo sbaglia anche lei,
e quindi continua a esserci grossa incertezza nella gara femminile. Al maschile invece sembra essere netto il favorito, anche se questo Roberto Vilquez del Messico è davvero impressionato con i suoi salti. E vediamo Rocas, primo tentativo, secondo tentativo è 2.21, lo sbaglia anche lui. Quindi dall'altra parte pedana femminile, questa sorta di simultanea di salti, idea Pieroni, secondo tentativo a quota di 1.88. Idea. Nessuna delle ragazze ha superato la quota dei 1.88 quest'oggi. È stata terza Udin Jump nel 2020, nella prima edizione, nona nella seconda e quinta nella terza. Lo scorso anno non era presente. Per poco, ma anche questa volta non riesce a superare l'asticella. E rimarrà ancora un tentativo per l'azzurra. Queste invece sono le gambe di Andrei Prozenko, di Andriy Prozenko, 35enne, veterano dell'Ucraina. Ricorderei qui per il secondo tentativo. Vediamo la concentrazione dell'atleta più esperto di questo meeting. Niente da fare neanche per lui, nonostante abbia migliorato sicuramente rispetto al primo salto in fase di rincorsa. Però rimane lì, non riesce a superarla, mentre Vilquez sta aspettando di vedere chi proseguirà insieme a lui alla quota successiva, che è fissata a 2,24 m. Femminile invece Vicini, che rimaniamo alla quota di 1,88, ancora non superata da alcuna atleta. Ci prova la ragazza italiana, niente da fare neanche per lei, che avrà ancora una chance per cercare di superare il turno. Mentre dall'altra parte, subito al maschile, è il turno del favorito Luis Zayas, cubano di 26 anni. Due errori, forse di disattenzione, uno alla quota di 2.12 e uno a 2.21. Vediamo se riuscirà a porre rimedio, e questo e sbaglia ancora col tallone. Attenzione, perché intanto Roberto Illas Vilquez del Belgio, del Messico, rimane in prima posizione, che è l'unico che l'ha superata ampiamente questa quota, e gli rimane ancora un tentativo per Zayas. Sarebbe un grande colpo di scena. Pedana invece dell'alto femminile, che vede al momento accingersi a saltare Merrill Paula Maes, terza agli europei under 18 del 2022, due volte quinta ai mondiali under 20 sia nel 2022 che nel 2021. Una ragazza da seguire con attenzione per gli anni venturi. E continua anche lei la striscia degli atleti che sbagliano la quota di 1.88. Inizia l'ultimo tentativo per gli atleti che hanno mancato la quota del 2.21, e saranno Rocas, Prozenko e Zayas, mentre Vilquez, ricordo, è l'unico che ha superato l'asticella in questa quota. E vediamo Carlos Rocas, ultimo tentativo per lui ai 2.21. E lo manca, niente da fare, è il primo a uscire a questa quota. E adesso avremo anche il prezioso supporto tecnico da parte di Mario Gasparetto, direttore tecnico del meeting
grande amico, allenatore anche di Alessandro Talotti. Benvenuto Mario. Benvenuti, grazie a voi, piacere qua. Allora Mario, stiamo per assistere ai momenti più importanti di questo meeting, però con te volevo veramente congratularmi, perché vedere tutto questo pubblico, tanti bambini assiepati a seguire i tifosi, diciamo che Udin Jump sta seguendo ciò che voleva Alessandro. Ma infatti uno degli obiettivi che Talotti si proponeva era quello di proporre ai più giovani dei campioni dai quali potessero prendere esempio e voglia di fare sport, di fare atletica. La serata mi sembra sia riuscita, il pubblico è accorso numeroso nonostante la giornata feriale, appassionato, gli atleti sono riusciti a scaldare l'ambiente e quindi possiamo dire che effettivamente è un'edizione riuscita. Ha risposto anche le autorità presenti, abbiamo visto il sindaco di Udine, la regione rappresentata dall'assessore alle finanze Lazzilli, il CONI sempre presente e con il presidente Brandolin, e poi stiamo assistendo anche a delle gare di alto livello, anche al maschile in particolare. Ma è un riconoscimento al lavoro svolto da un gruppo di persone che sta portando questo meeting, anzi ha portato questo meeting in giro per tutto il mondo. Intanto ti interrompo perché c'è in scena uno dei favoriti, Andrei Prochenko, al terzo tentativo alla quota di 2.21. Prosegui pure. Andrei Prochenko, dobbiamo ringraziarlo per i salti che ha fatto oggi, perché la scorsa settimana in Francia ha saltato 2.5. L'ho visto. Viene da un leggero problema fisico e quindi oggi la misura che ha realizzato è buona, e ricordiamoci che per lui, come per molti atleti che sono presenti questa sera, è una tappa di avvicinamento a Parigi. Assolutamente, che è il grande appuntamento del 2024. Mario, visto che ti ho qua vicino, commentiamo il gesto tecnico anche di questi atleti, la ruba che sbaglia, e alle donne questa quota di 1.88 sembra essere indigesta, ha sbagliato tutte. Dicevo prima, la strada è verso Parigi, siamo ai primi salti e per la storia che conosco di questi atleti, a Udine stanno facendo bene, perché nei meeting uno o due gare precedenti che hanno fatto misure decisamente più basse, quindi c'è un rodaggio che sta entrando, che li porterà ai mondiali ancora, prima di Parigi, mondiali indoor. Seguiamo Zayas, che è il grande favorito, e lo supera. Quindi la gara prosegue, salto molto bello. È un salto di leggerezza, un salto elastico, no? Come d'altronde anche Prochenko, solo che forse Prochenko comincia a sentire anche gli anni. No, mentre questo ragazzo è un ragazzo che sta crescendo, ricordiamoci che ha fatto 2.30 l'anno scorso a Codroico, a meeting qua vicino in provincia di Udine, ed è uno di quelli che alle Olimpiadi potrà dire la sua. Assolutamente sì, l'ha dimostrato, ha vinto lo scorso anno il meeting proprio qui a Udine Jump. Vediamo al femminile adesso, l'azzurra Idea Pieroni, lei molto giovane, 21 anni, ha partecipato ben 3 edizioni del meeting, un terzo posto, un miglior risultato nella prima edizione, e vediamo se riuscirà a superare questa quota dell'1.88. La concentrazione, la rincorsa e adesso la fase del salto, cosa manca? Manca, rispetto ai primi salti, un po' gli appoggi finali che sono un po' incerti. Probabilmente parte un po' forte all'inizio e alla fine è costretta un po' a rallentare, mentre con l'asticella più bassa era più libera, si sentiva di andare facile per poi entrare nel salto. Adesso si è un po' irrigidita. Abbiamo visto anche un tuo ragazzo, un tuo allievo gareggiare qua. Sei soddisfatto della sua prestazione? Sì, perché viene da un anno difficile in cui superare la quota di 2 metri è stata un'impresa. Adesso incomincia a riprendersi, ma anche non molto soddisfatto, perché è un ragazzo che l'abbiamo testato, lo conosco per tanti aspetti, deve fare molto di più. Finché non riusciamo a correggere
un errore allo stacco dove anticipa il movimento con le spalle, non riuscirà a esprimere tutto il suo valore. Ho capito. Adesso a proposito di ragazzi, torniamo nella gara maschile con questo ragazzo che ha fatto quasi un percorso netto, a parte l'errore in ingresso ai 2,12 metri, il ragazzo 24enne di Mexico City, città del Messico, che proprio chiede l'incitamento del pubblico e finora si è rivelato un vero pretendente per vincere questo meeting. Sì, non lo conoscevo, a Udine avevamo avuto ospite un paio di occasioni il suo connazionale Portillo, vediamo adesso anche questo ha forzato il finale, ha anticipato, come si dice in gergo tecnico, cioè ha ruotato il busto, si è presentato di spalle lo stacco e non è riuscito a completare la verticalizzazione. Dicevo, c'era stato questo Portillo che ha dato spettacolo a Udine come personaggio, come misure, adesso scopriamo questo nuovo messicano che effettivamente ha grandi qualità. Adesso torniamo in Italia invece e alla quota di 1,88 nella pedana di sinistra, quella delle ragazze, con Aurora Vicini, ragazza del CUS Parma, 19 anni, 1,88 di personale, e quindi questa è una quota che è un po' un suo limite, però un salto abbastanza buono, no, Dario, nonostante l'errore, Mario? Sì, allora lei insieme alla Tavernini probabilmente rappresentano un po' il futuro del salto in alto in Italia. Sono molto molto giovani, hanno già vestito comunque la maglia della nazionale in diversi campionati giovanili internazionali e diamole il tempo di crescere, però effettivamente è un bel soggetto e quindi segniamola per i prossimi anni, perché è ancora molto molto giovane. Sì, qui andiamo su quello che era uno degli altri scopi del Udine Jump, portare dei campioni affermati a fianco a di quelli che saranno i campioni del futuro, delle promesse. Ecco, per cui portiamo appunto questi ragazzi, queste ragazze a Udine che vengono volentieri e come oggi comunque rendono, sono in grado, si fanno prendere da questo clima molto caldo che riusciamo a costruire in questo pala indoor e fanno prestazioni di alto livello, perché le ragazze, se io prendo una ragazza, una studentessa, 1,30, 1,40 di più non va, quando arrivi a 1,80 sei già un'eccellente saltatrice. Noi tendiamo un po' a sminuire perché guardiamo sempre al tetto del mondo, a quelle che fanno 2 metri, ma per una ragazza arrivare a 1,80, 1,90 sono salti di altissima qualità. A proposito di altezze, Zayas ha passato a 2,26 il tentativo, quindi va per vincere questo meeting, per confermarsi. Abbiamo visto nettamente negli altri tentativi avere davvero grande margine questo ragazzo, che è tra i migliori 8 al mondo in questa disciplina, quindi a conferma di quanto questo meeting sta crescendo anche a livello tecnico. Lo vediamo al primo tentativo e lo supera. Un bel atleta, fa dell'elasticità la sua forza e poi anche lo spettacolo che riesce ad offrirci. E avere dei personaggi così avvicinano gli atleti, i bambini, a cimentarsi in pedana. Sì, e tu che li segui proprio, è importante, no? Trovarli da giovani. Qua abbiamo 2 scuole effettivamente diverse. Abbiamo quella dell'Europa dell'Est, ex Unione Sovietica, molto rigida, vediamo anche un Prozenko che fa fatica a sorridere, e poi abbiamo quella americana, centroamericana, caraibica, dove per loro dare spettacolo è una cosa innata. Esatto, un po' anche Tamberi, se vogliamo, da un certo punto di vista ha questo modo Tamberi di fare, assolutamente molto caraibico, molto personaggio ovviamente anche, e questa è una ragazza anche che mi hanno detto di seguire con grande attenzione, questa sì, turca. E beh, tanto si vede il fisico. Si vede il fisico notevole da saltatrice. E quindi
momento. Adesso vediamo Wilkes come risponde, anche lui a 2.26 ovviamente, perché per provare a pareggiare il salto lui ha sbagliato il primo tentativo a 2.24, deve cercare assolutamente di rimanere in gara. Dobbiamo ricordare una cosa quando si parla di strada per Parigi, che meeting come questo permettono di acquisire punteggio per salire nel ranking, che poi ti permette di qualificarti alle Olimpiadi. E quindi per un atleta partecipare a un meeting riconosciuto dalla World Athletics e magari vincerlo significa incrementare in maniera importante il proprio punteggio. Assolutamente. Adesso vediamo questo Wilkes, perché lui ha un personale il 2.27 stabilito nel 2019 e prova un 2.26 a inizio stagione. È quasi un azzardo, però è bello vederlo, lo spirito è quello di giocarsela fino alla fine. Quindi assistiamo a questo suo secondo tentativo, il primo in realtà nella quota dei 2.26, lui che aveva sbagliato la quota precedente del 2.24, quota che è stata saltata da Zayas, che al primo tentativo invece ha scavalcato la sticella 2.26. Vediamolo! C'è sempre un'incertezza finale, sempre un'incertezza finale. In questo caso ha avuto fra il terz'ultimo e il penultimo appoggio. Ed è veramente importantissima la coordinazione tra la velocità e l'elasticità, no? È veramente una delle discipline più tecniche questa. Sì, la ritmica della rincorsa non è facile, perché devi anche impostare una curva, un'inclinazione che deve permetterti di verticalizzare, trasformare in energia verticale la velocità orizzontale che hai acquisito. E non è assolutamente facile, appunto basta alle volte sbagliare un appoggio che rompi tutto questo schema. Vediamo nell'altra pedana, quella femminile, Arinè Panistite, che è una delle poche ad aver superato questa quota, una ragazza che ha un personale di 2001 ma datato 2017, record nazionale della Lituania. Ma ecco, questo dimostra quello che dicevo prima, si può notare come non sbaglia un appoggio. Va su facile perché ha corso facile. Che è facile a dirsi, ma difficile a farsi, assolutamente. Quindi gara femminile che quindi sale di livello, vediamo se si riuscirà a raggiungere le quote successive. Mentre rimane il secondo tentativo a 2.26, la Ruba, altra ragazza, questa qui della Repubblica Ceca, che anche lei è un buon personale, 1.95, è la seconda col personale più alto, siamo sempre a quota di 1.88, Mario, lei è l'ultimo tentativo, anche psicologicamente una cosa del genere, no? Vedere i tentativi che sbagli e ti può condizionare un poco. Sicuramente è un gioco psicologico sottile, nel quale, diciamo la verità, Tamberi è bravissimo. Ah. E dici poco, che soprattutto lui riesce nei momenti delicati a tirare fuori il massimo, e quello è la differenza tra un atleta normale e un fuoriclasse. Questo è... Sì, sì. Allora, classico, come si dice, che non contano solo le capacità fisiche ma anche quelle mentali. Allora, senza capacità fisiche comunque non ti inventi l'atleta, però quando poi devi diventare un campione servono certe capacità mentali, quello che è l'agonismo, che in questo caso non si manifesta nei confronti di un avversario, ma è tutto un insieme di sensazioni che hai dentro di te e che devi riuscire a esprimerti nel confronto con un'asticella. Sì. Che è il tuo nemico in realtà, il nemico da dover domare, perché non c'è uno scontro fisico nel salto in alto. Ma vediamo l'ultimo tentativo per Wilkes, rimanere in gara, niente da fare. Quindi finisce qui, però un bel meeting da parte dell'atleta messicano. No, un bel meeting da parte dell'atleta messicano, perché ripeto, siamo all'inizio di stagione, una stagione lunga dove gli atleti puntano ad essere al massimo al top per le Olimpiadi, che avrà come tappa intermedia Glasgow ai primi di marzo, e quindi siamo alla seconda, terza gara al massimo per loro, e quindi queste misure sono di tutto rispetto, anzi sono eccellenti. Sì. Vediamo adesso la Michaela Ruba della Repubblica Ceca, l'ultimo tentativo a quota di 1.88.
Qui cosa c'è? Un errore proprio completamente in fase di rincorsa. Non ha usato i piedi per tutta la rincorsa. E quindi niente da fare per lei. Nella gara maschile invece prosegue con in solitaria con Luis Zayas, che ha già, diciamo, vinto questa edizione. Si conferma il primo atleta a confermarsi, una sorta di back to back nella storia di Udine Jump, questo 26enne di Santiago di Cuba. Vediamo la decisione che adesso avrà preso. In teoria 2.28 dovrebbe essere secondo il regolamento il prossimo, la prossima quota. Mentre 2.30, ha chiesto il 2.30 giustamente, che è una signora misura, sarebbe il record del meeting, perché il 2.29 è stato sicuramente stabilito. Il record del meeting, e credo che sia la miglior prestazione mondiale dell'anno. 2.30 deve averlo fatto solo il russo che ha vinto due anni fa. Il russo che è Yaroslav, no, è Ilya Ivanchuk. Sì, esatto. Che ha fatto 2.29 in quella circostanza. Vediamo allora Zayas, faremo tutto il tifo per lui, anche per vedere un personale davanti a tutto questo, cioè un record del meeting davanti a tutto questo pubblico così gremito. Sarebbe davvero un bel riconoscimento ulteriore. Intanto la concentrazione da parte del ragazzo, che ricordo quarto agli ultimi mondiali con 2.33 a Budapest, sesto a Eugene 2021 e quinto a Doha 2019. Queste le prestazioni a livello mondiale per un ragazzo che sarà un grande protagonista ai prossimi giochi olimpici di Parigi 2024. È una sorta di traguardo, se si vuole, per un grande atleta. Perché allora lui è seguito da Centelles, che è stato un grande atleta degli anni 80. Vediamo il tentativo, e qui anche qui ha anticipato un po' con la schiena la rotazione e non è riuscito a verticalizzare bene. Dicevo, seguito da Centelles, atleta cubano da 2.30 negli anni 80, però dietro ci sono anche consigli di Sotomayor. Ah, dici poco. Andiamo al 1.93, perché anche lei credo abbia vinto, essendo l'unica che ha superato la quota dell'1.88, e prova l'1.93, che è una misura che lo scorso anno non ha superato, perché aveva un personale di 1.91 nel 2023. Per questa ragazza, che ha un bel palmarès con diverse medaglie a livello europeo, tra l'altro il titolo europeo a Belgrado nel 2017, 2.01 di personale, record nazionale lituano per Arinė Parisytė, la ragazza di Kaunas, 31 anni. Lei ha gareggiato già in questa stagione due settimane fa, 1.86 a Lausitz, a Göteborg in Germania, nei primi meeting del 2024, e che è già stato migliorato, quindi possiamo dirlo. Sì, però anche lei mi sembra un po' arrivata questa sera. Abbiamo comunque ancora una volta due vincitori stranieri. L'unica nella storia di Udine Jump è stata Alessia Trost nella prima edizione. Qui dobbiamo ringraziare l'ex manager di Alessandro, Federico Rosa, che ci segue e nel scegliere gli atleti da portare a Udine, e ogni anno ci porta delle novità e degli atleti che possono effettivamente entusiasmare il pubblico. Ed è bello vedere, perché lui è un talent scout, ma al tempo stesso proporre gli atleti, e qua chi c'è? Eccolo lì che Sotomayor gli dà i suoi consigli. E Sotomayor ai tempi d'oro 2.30 era quasi una misura d'ingresso per lui. Sì, quella volta si usava ancora fare parecchi salti di prova. Oggi, soprattutto nell'asta, si tende a farne pochi, però quella volta si faceva tutto un percorso. Ma anche perché immagino ci sia anche uno stress fisico facendo tanti salti di avvicinamento alla misura. Esatto, si è arrivati poi nel tempo a capire che
da un lato arrivare nelle misure importanti con le gambe già stanche non è il caso, dall'altro c'è uno stress mentale perché la tensione che devi avere su ogni salto è molto molto intensa e quindi rischia di consumarti. È assolutamente vero, anche perché c'è una concentrazione pazzesca, rivediamo ognuno alla suo, ai suoi vezzi, no? prima del via. C'è una ritualità, esatto, prima di ogni salto. E adesso vediamolo che si carica al suo secondo tentativo a quota 2.30, una signora quota questa, mai vista qualora venisse superata qui al Palavernes nell'occasione di Udin Jump. L'ultimo grande prestazione nel 2022 con Ilya Ivanchuk e il russo 2.29, lo ricordo. E vediamo la rincorsa di Zayas. Niente da fare questo secondo tentativo da parte sua che decide di finire. E lui è il nuovo vincitore, si conferma, è back to back, 2.26 comunque. È una signora misura per essere l'inizio dell'anno, nell'anno olimpico. È una signora misura. In Italia è anche difficile vedere, perché se con l'eccezione di Tamberi, altrimenti vediamo ragazzi che viaggiano 2.20, 2.22, 2.25, attenzione, per cui non possiamo pensare che ogni gara ci sia un record. Per cui una misura da 2.26 con tentative 2.30 sono veramente un regalo che questi atleti ci hanno fatto. E invito veramente tutti gli appassionati di salto in alto che sono a casa di venire a vedere una manifestazione dal vivo, perché dire 2.30 da casa sembra una misura così indicativa, ma vedere da casa, vedere dove saltano questi uomini, fa davvero impressione. Sì, noi a Udine abbiamo la fortuna di avere questo palazzetto, palazzo per l'atletica leggera, che diventa un salotto dove il pubblico è veramente vicinissimo agli atleti e riesce a trasmettergli molto calore, molta energia. Ecco, negli stadi all'aperto molte volte sei a 50-100 metri dalla pedana e non è così facile, mentre qua fra appunto il pubblico a ridosso dell'atleta e la musica si crea un clima irripetibile in altri ambienti. Intanto la Valinsite sbaglia anche il secondo tentativo alla quota di 1.92. Siamo ormai alle battute finali di questo, di questa edizione del meeting. Vediamo se la ragazza... Ecco, bello vedere l'entusiasmo di tutti questi ragazzi. Esatto, ma infatti quello che dicevamo anche prima insieme agli altri ospiti che si sono avvicendati qui in cabina di commento, proprio è bello vedere gli atleti direttamente in stretto contatto con il pubblico che vivono proprio Udin Jump, anche loro fanno vivere il pubblico, lo rendono protagonista, quasi entrare direttamente in pedana, e questo è il pregio di questa manifestazione. Sì, qua ecco, dobbiamo tornare allora indietro quando è stato pensato e voluto questo impianto dall'allora assessore Faustino Anzi, allenatore di atletica, allenatore di salto in alto, un impianto che non ha previsto l'anello. E quindi perché deve essere una università dei salti, perché deve permettere il lancio del peso e comunque i lanci, che sono un'altra grande qualità della nostra zona del Friuli. Per cui non avere l'anello ti permette proprio di avere questo contatto molto vicino fra atleti e il pubblico e creare un clima che, ripeto, è difficile poter ricostruire in altre parti d'Italia. Assolutamente vero. Adesso vediamo l'ultimo salto, speriamo di no per lei, perché significherebbe aver superato la quota del 1.92 da parte di Arinè Palissite, gara maschile che si è appena conclusa con il secondo salto di Luis Zayas, che ha provato per due volte la quota di 2.30, poi ha deciso di fermarsi. Vediamo la Palissite a 1.92, l'ultimo tentativo, la ragazza della Lituania, se riuscirà a superare questa quota o se tira basta anche lei.
e poi ci sarà la celebrazione finale, visto che si sta già preparando la cerimonia di premiazione. Ancora un attimo di attesa, si concentra la ragazza dei paesi baltici e quindi adesso il pubblico che va a incitarla per questo ultimo tentativo, la quota di 1,92. Sì, ricordiamo che sono quasi 2 ore e mezza di gara, quindi un atleta... Niente da fare, quindi finisce qui Udine Jump 2024 con la vittoria di Arinė Palisytė per la Lituania nella gara femminile, vittoria al maschile del favorito Luis Zayas. Mario, tempo di bilanci, sei soddisfatto di questa edizione? Sicuramente, sia per l'aspetto tecnico, perché abbiamo visto dei saltatori e dei salti molto belli e importanti, sia per il pubblico che ha riempito il pala indoor e ha permesso di creare appunto questo clima magico. Abbiamo visto tanti ragazzi, tanti giovanissimi che hanno affollato le tribune, abbiamo visto anche tanti ex saltatori friulani che sono venuti con un po' di nostalgia a ricordare la loro gioventù e i loro fasti. Abbiamo pala indoor 2 ex primatisti italiani che sono Massimo Di Giorgio, co-organizzatore del meeting, e Bruno Bruni, l'ultimo grande ventralista italiano. Abbiamo, che vedo passare adesso in pala indoor, Sergio Baldo, che in gioventù è stato con la Libertas Udine e detiene ancora il record regionale indoor del Friuli Venezia Giulia. Beh, ed è bello anche vedere, non c'entra niente con questi atleti che hai detto, vedere Gibilisco qua presente, perché veramente ha trovato il tempo per venire a un meeting di un suo grande amico come Alessandro Talotti. Questo è veramente molto bello. Sì, erano molto legati, sì, è abbastanza commovente vedere che si porta dalla Sicilia fino qua, lasciando tra l'altro lui, ricordiamo, in Sicilia è assessore allo sport del suo comune, quindi ha impegni non da poco, oltre a seguire il miglior saltatore con l'asta italiano, no? E di conseguenza vederlo venire qua, dobbiamo effettivamente ringraziarlo. Mario, adesso bisogna pensare già all'edizione del 2025, perché ormai bisogna ragionare di anno in anno. Questo è un meeting che era partito in sordina e sta salendo sempre di più. Quali obiettivi ti stai dando, vi state dando voi del club organizzatore di questa manifestazione? L'obiettivo è quello di farlo crescere di anno in anno, ed è un obiettivo condiviso con il comune di Udine, che ci sta sostenendo in maniera importante. Quindi dal punto di vista organizzativo dobbiamo ancora sistemare alcune cose, correggere alcuni piccoli errori. Dal punto di vista tecnico, continuare a crescere ancora e portare finalmente il record del pala indoor a 2,30. Questo è un grande obiettivo, perché i 2 metri al femminile sono stati raggiunti, sì, con Alessia Trost, quindi il prossimo anno un obiettivo minimo è i 2,30 al pala indoor. Non ci siamo andati lontani. No, quest'oggi no, anche perché Zayas probabilmente si sta tenendo, come dicevi tu, per la stagione olimpica. Io ti dico un'ultima cosa: parlando con la moglie di Alessandro e con il figlio, ha scelto tra i due sport dei genitori il salto in alto, quindi preparati, che sarà compito tuo seguire anche il giovane Elio nelle nuove avventure. Allora, il Elio deve fare come il papà, giocare fino a 15 anni e poi incominciare la sua avventura sportiva. I bambini devono giocare, poi per carità possono giocare anche a salto in alto, possono giocare a fare prove di velocità, ma devono essenzialmente giocare e costruirsi il fisico per poter poi fare uno sport. Il problema che notiamo oggi, ma non sono certo io che lo devo ricordare, è che purtroppo le capacità motorie dei più giovani oggi sono molto molto basse, quindi anche poi ragazzi che potrebbero avere del talento, delle aspirazioni, vengono frenati da queste scarse capacità atletiche.
Hai ragione, anche perché tu sei scopritore di talenti, sei specializzato nel salto in alto, in particolare non ti occupi solo di questo meeting, ed è, c'è bisogno di atleti, perché i risultati arrivano, però è importante avere un bacino di ragazzi e di praticanti. Ma dirò ancora una cosa banale, ma bisogna ricostruire il rapporto con la scuola. È assolutamente vero, però la scuola l'avete coinvolta, li avete portati. La scuola l'abbiamo coinvolta per quello che è possibile per un'organizzazione come la nostra. È stato un evento piacevolissimo, anche quello molto caldo, molto ricco di entusiasmo, però serve che sia il sistema scuola a proporre, ad avvicinare i ragazzi allo sport, tornando a quelli che sono i campionati studenteschi che dopo la pandemia piano piano stanno ripartendo. Assolutamente sì, hai parlato di pandemia, pandemia che vi ha coinvolto in un'edizione in particolare dove non c'era questo clima, non c'era tutta questa gente. Abbiamo avuto due edizioni senza pubblico che comunque sono andate bene, poter ritornare con il palazzetto pieno è una grande soddisfazione, non solo per noi ma anche per poter offrire agli atleti questo clima particolare che si respira solo a Udine in Italia. Poi ci sono alcuni meeting all'estero simili come quelli di Udine dove effettivamente si riescono a fare dei grandi gare indoor. In Italia è l'unico e noi cercheremo di farlo crescere ancora. Vedo la classifica. Eh sì, abbiamo un podio italiano però con Aurora Vicini terza nella gara femminile che è stata vinta dalla Palisite, seconda la turca Buse Savaskan, al maschile invece il podio Luis Zayas, Roberto Vilches, terzo Andrei Protchenko, migliore degli azzurri Eugenio Meloni. Beh, diciamo che di strada ce n'è ancora tanta, state lavorando bene. Però devo dire che adesso siamo veramente in chiusura anche di collegamento. Mario, io aggiungo un ulteriore fattore. Bravi ad aver fatto entrare il pubblico gratuitamente, perché bisogna far avvicinare la gente a questo sport e poi pensare di monetizzare. Però prima bisogna far scoprire lo spettacolo che sanno offrire questi campioni. Sì, l'atletica come sport di base deve essere accessibile a tutti, anche a livello appunto di spettatori. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti, direi che lo abbiamo raggiunto, nonostante un orario pomeridiano, un giorno feriale non facile. Però siamo riusciti a riempire lo stadio e nonostante un cambiamento di orario che l'abbiamo anticipato di un'ora, il pubblico l'ha saputo solamente ieri. E io aggiungo un altro dettaglio, una manifestazione di questo tipo, organizzata così, portata anche come produzione televisiva di questo tipo, merita di andare in onda in una televisione nazionale, perché quest'oggi si è persa un'occasione, ce ne saranno altre. Questo lo dico io a nome personale, però lo spettacolo che c'era oggi sarebbe stato bellissimo da diffondere a livello nazionale. Sì, io aggiungo un'altra cosa, allora al di là dell'atletica, dello sport, abbiamo tante eccellenze in regione, fra cui io la conosco oggi, questa società che ci ha costruito la trasmissione. Verificandola, confrontandola con situazioni del passato, penso sia l'edizione sicuramente meglio trasmessa. Non dimentichiamoci che anche noi abbiamo bisogno proprio di supporti di questa qualità, quindi io ringrazio anche la produzione e te che non l'hai detto penso fino ad oggi, però anche Alessandro ha provato un po' di atletica, è stato per breve tempo mio atleta, poi per fortuna ha scelto una strada che effettivamente è dove riesce a esprimere il suo talento. Grazie, grazie Mario, e adesso ci saranno le premiazioni, quindi io ti lascio andare ai convenevoli ovviamente con gli atleti e tutti gli altri.
Io ringrazio voi per avermi dato questa possibilità di poter commentare questo meeting. L'auspicio è di rivedervi tanti il prossimo anno, mentre vengono chiamati i vincitori al centro della pista, i primi tre con il fuoriclasse ucraino dei 2.40 e poi i due sudamericani che hanno reso importante e speciale questa edizione. E quindi vi auguro buona serata e alla prossima, e viva Udine Jam. Ciao. Abbiamo qui con noi